Welcome all, nonno's name, NDZ is here to play your game. The tabellone is done, and here they stand, to all my rimescolamenti and traps and lands. This final test will see the best win, when Warrett pays, then he'll beat in. The prizes on this stand bring joy, from premi bonus down to Yoshi toy. So step on over to the square, press A to try it if you dare. Buonasera. Madonna, vorrei avere un applauso, ragazzi, cioè, caspita. Ti immagino oggi in spiaggia tipo pensieroso col foglio in mano. Nemmeno in spiaggia, in farmacia. In farmacia, vabbè, proprio... farmacia sulla spiaggia. Sincero, sto proprio ammazzando di lavoro, come vedi. Madonna, bravissimo. Scusa se ti ho interrotto, non pensavo durasse, cioè continuasse. No, ma infatti io avevo messo, cioè non avevo messo l'altoparlante per non essere distratto proprio, quindi sono andato sparatissimo. Ah, ok. Vabbè, siamo ancora a zero, a un certo punto. Nonno, caspita. Raga, io potrei aggiungere una cosa che nonno poi non sente da lì. Cioè, aggiungerei questo. Non so se lo sento. Se l'hanno sentito, l'hanno sentito bassissimo. No, non ho sentito un cazzo. Che cos'era? Era il tuo speech di nonno Kazooie. No, bellissimo. Quello è bellissimo. L'ho conservato, raga. Questo è sempre... Allora, qua stanno partendo. Cioè, io e te a fare così. No, sei connesso con lo stream di NES? Sì. Ok. No, perché qua facciamo le presentazioni. Però, no, complimenti per lo smoking comunque. Cioè, proprio. Sì, grazie. Anche tu sei elegantissimo. Cioè. Dove è successo? Aiuto. Non ho idea. Sono usciti dalla room, crashato tutto di botto. È entrato qualcuno che non doveva entrare. Può essere, questo. Comunque 0161 è un codice molto utilizzato, ricordiamo. Sì. È il prefisso di Vercelli, per chi non lo sapesse. Certo. Ogni volta che facevamo i raid come spada scudo, sì. Io li aprivo e non sapevo cosa cazzo mettere, allora... Oddio, certo che la light 0161, mode sta uccidendo. Sì. Come si fa ad avere la switch in light mode, non lo so. È brutto. Non è molto elegante. Sei per la dark mode, no? Ma in tutto proprio. In tutto, esatto. Ma poi anche su Discord le GIF si vedono molto meglio, secondo me. Sì. Dei mod. No, vabbè, comunque poi... Bando alle ciance, nonno. Qui c'è una finale da commentare. Finale del Mario Party Summer Jam. I nostri quattro finalisti hanno combattuto tra caselle, tra minigiochi... tra ingiustizie, tra slealtà, tra inganni, e sono arrivati alla fine. Non so, hai un commento da fare così o... Guarda, no, non so, è stata comunque una vera e propria montagna russa di emozioni, guarda. Sono state tutte partite molto, molto combattute, molto ravvicinate, adesso è arrivata la crema della crema, con buona pace degli eliminati. La crema della crema dei partisti, sì, dei nostri esperti del party, esatto. E niente, io ti dico che il livello è talmente alto che è quasi impossibile fare una predict, quindi è penso molto che... difficile, infatti sì. È molto, penso molto, che molto stasera molto. si andrà proprio di tifo, sì, tifo base spassionato, senza andare a predictare, senza fare scommesse su chi vince e chi non vince. Sì, possiamo solamente osservare, commentare e bearci della loro bravura e della me. Loro sofferenza soprattutto. Della loro sofferenza. Perché effettivamente questa è proprio una partita competitiva, ragazzi. Cioè si può entrare anche con l'animo meno competitivo che si vuole, ma quando c'è un premio in gioco, comunque ci pensi, è impossibile che mentre giochi dici ma sì, chi se lo incula. Tu lo no, poi... vuoi la gloria di aver vinto, vuoi quella cazzo di statuetta di Yoshi da mettere sul davanzale, esatto, di stiamo parlando poi... Sono il migliore a Mario questi, Party. Questi sono premi di altissimo livello. Esatto. Quindi, secondo me, vedremo gente concentrata comunque, vedremo a fare delle decisioni
safe, immagino, perché esporsi potrebbe voler dire morire, ma allo stesso tempo ricordiamo, ragazzi, che ovviamente questa è la prima, forse ultima edizione di questa cosa, ma per questa volta abbiamo optato per i bonus classici per la finale. Ovviamente nelle prossime faremo dei sondaggi, vedere cosa vi piace di più. Bonus classici vuol dire che i bonus sono fissi, minigiochi, Reach e Verdi. Questo vuol dire che vincere i minigiochi è molto più importante delle altre volte perché sicuramente vinci una stella. Snipare le banche, fare le Lucky, vincere i versus e anche i duelli può portare una stella. Quindi, secondo me, negli ultimi turni dei duelli grossi potrebbero uscire sapendo quello. E anche fare le Verdi. Quindi. Di solito le Verdi su Horrorland si usano per fermare qualcuno che sta cercando di fare il mega furto con Rebu, queste cose qua. Però adesso devono cercare di farne il più possibile. Quindi questi dadi dorati, secondo me, verranno molto usati per farmare Verdi e cercare di mantenere il counter in vantaggio. Quindi il fatto che loro sanno quali bonus escono aprono altre strade. Tipo, nessuno vorrà andare da Bowser perché non c'è nessun vantaggio a farlo. Sì, cose del genere. Si potrei anche dire che magari si saltano dei dadi tripli perché fare tanti passi potrebbe non servire tanto quanto andare su una verde targettata, ecco. Quindi vedremo, vedremo. Poi io penso che personaggi come Dakimion o MCT, secondo me, terranno anche il conto di queste cose. Ah, Quindi a sì. livello, sì, proprio si faranno anche loro la lista con quante persone sono andate sulla casella evento Sì. per vedere chi sarà in vantaggio o meno. Eh beh, certo, in Non questo so, caso non si fa. so, anche per, vabbè, Dakimion e MCT diciamo che sono rispettivamente il terzo e il quarto posto nel ranking, quindi mi aspetto che loro tengano conto di queste cose. Sì, beh, Nest, Nest non lo non so. nascondiamo comunque, Dakimon e MCT si può dire che siano un po' i favoriti in questa finale, senza togliere niente agli altri, però sono sicuramente quelli che hanno expato un po' di più la cosa, anche se devo dire che la competizione è alta anche dagli altri Sì, giocatori, no, sicuramente. comunque Ness e Edge non sono gli ultimi arrivati, insomma, Esatto. quindi sono soprattutto due persone che ci hanno molto stupito Sì. Bravo, nei rispettivi gironi, anzi, sono arrivati entrambi primi nei rispettivi nonno, gironi, hai quindi detto una cosa molto interessante perché effettivamente devo dirlo anch'io, le partite da torneo di Edge e di Ness sono state, secondo me, le partite che hanno giocato meglio in questo gioco in assoluto, perché non li ho mai visti così concentrati, più Edge che Ness, perché Edge perde spesso la concentrazione, quindi mi piacerebbe rivederlo così questa sera. Ness invece non è sconcentrato, però lui spesso fa delle, come abbiamo detto, delle play un po' da spettacolo, fa delle cose un po' di divertimento. E mi è piaciuto che nella partita comunque da torneo non l'ha fatta, cioè si è sempre tenuto al piano in modo preciso. Quindi mi piacerebbe vederli giocare così anche questa sera, sicuramente. Sì, secondo me sarà veramente una bella partita, guarda. Sì, qua non capisco se ci Sono sono molto, problemi molto convinto di perché questa cosa. manca da Kimmel, ma allora prima era Sì, da chi mi entrato uno che aveva non era detto da che. Kimmel. Non ho idea. Da chi mi aveva detto che facevo un po' tardi. Sì, ha detto 5 minuti, arrivo 10 Quindi. minuti fa, quindi. Allora, in Bene, chat ci bene, bene. sono già delle predict. Allora, Suora dice Nesso Ah, Ege, leggimele, leggimele. Nike ha detto MCT, anche Warez ha detto MCT. Allora, io forse è arrivato il momento, io faccio la mia allora. Allora, io voglio bene a tutti. Secondo me tutti hanno un motivo di vincere, meritatamente. Daki è quello che ha giocato di più, ha più ore, quindi sarebbe una vittoria, diciamo, meritata, perché alla fine è quello che ha più esperienza sul gioco. MCT ho visto in questi giorni che si è allenato in minigiochi e cose, mi ha fatto molto piacere come cosa, quindi l'ho già detto anche prima, però mi piacerebbe che vincesse anche lui, proprio per l'impegno che ci ha messo, poi comunque mi piace molto come gioca lui, molto strategico, eccetera. Ege, vorrei fare il tifo per Ege, ho paura che si perda, mi piace, cioè se vince, che fa una partita bella concentrata, tantissimo di cappello, spero veramente che riesca a mantenere la concentrazione fino alla fine.
Ma ragazzi, la mia predict onestamente è NES. È NES perché NES secondo me ha quello che, cioè, ha le carte in regola per poter vincere. Oltretutto lui ha una buona esperienza su Horrorland, penso che sia la mappa che ha giocato di più in generale. E non dico solo per il furto, che è stata l'unica persona, mi pare, tra di noi che ha fatto il furto di 3 stelle con Rebook, e quella è una cosa sicuramente super Sì. vantaggiosa, però non succede sempre, anzi, cioè, anche solo rubare le monete con il Rebook è una cosa molto utile. Però NES, avendola giocata tanto, ha anche vinto diverse volte, secondo me sa muoversi bene, sa prendere le decisioni giuste, quindi mi piacerebbe che vincesse NES. Quella è la mia predict. Ecco, spero di non gufarlo, ma... Guarda, hai detto praticamente tutto quello che volevo dire anche io. Cioè, comunque stiamo parlando, già abbiamo detto, stiamo parlando di MCT, di Dakimeon, che sono le persone che hanno probabilmente giocato, sicuramente Dakimeon sicuramente di più. MCT Sì. penso pure c'ha una bella delle belle ore su Sì, questo gioco. MCT non ha tante ore come Dakimon, però appunto ripeto, da quando abbiamo annunciato il torneo ho visto che si è impegnato, comunque ha fatto diverse partite, si è allenato in minigiochi, anche adesso mentre attendavamo lui comunque stava provando dei minigiochi e quindi ci sta, ci sta. Ma quindi no, tu hai una predict, la vuoi svelare No, o... no, appunto, hai detto tutto quello che volevo dire anche io. Cioè, secondo me, NES, cioè, io Anche per te stasera provo a NES, faccio anche il per te tifo NES. per Molto NES. Sì, interessante sì. perché abbiamo visto tra noi e la chat, comunque ci sono tante idee diverse. Questo fa capire che comunque la partita è equilibrata, perché se ci sono così tante idee diverse, Sora dice, c'è una probabilità che Dakimo vada in vantaggio di Rich e minigame, in quel caso giocare attorno al blu sarà pivotale. Infatti anche la mappa comunque secondo me è ottima per i bonus classici, perché con i bonus classici, a parte la Rich, anche se si può intuire, più o meno sai chi avrà una stella alla fine. Quindi quando vai a rubare dal Boo è meno, tra virgolette, casuale del solito. Perché se ti mettiamo, se si avvera quello che dice Suora, Dakimeon ha vantaggio di minigiochi e magari anche di Reach, così, a quel punto i furti andranno verso Dakimeon, anche se non avesse un vantaggio di stelle sul counter del gioco, ecco. Sì. Cioè andrebbe fermato in qualsiasi modo. Sì. Quindi diventa Comunque proprio sì. la calamita per qualsiasi inculata Sì. possibile. Comunque. Niente, mi sono dimenticato cosa dovevo dire. Vabbè, allora possiamo dire che vediamo che hanno fatto un gentleman agreement, MCT e Sì. Dakimeon, nessuno ha preso Donkey Kong, ci sta alla fine. È una finale, meglio non confondersi. Può succedere, a me è successo quando non ho Rosalina. E vediamo che MCT comunque va molto competitivo perché prende il personaggio più forte del gioco, cioè Certo, sì. l'hitbox più precisa di tutto il gioco. Ricordiamo che in questo gioco tutti i personaggi hanno il corpo di Mario dentro di loro, però alcuni hanno delle appendici extra che rendono un po' confusionare certi giochi. E boh, Sì, quindi invece siamo MCT va così. di là. Ah, guarda, guarda che bel tab, ma guardalo, È guardalo. Cioè, bellissimo, io è proprio bellissimo. Io vedo anche Todd. Se ci guardi andrei a Todd non vivere sta anche guardando i domani. giocatori, sta guardandosi in giro perché è così circondato da Sì. quest'aria misteriosa, quest'aria così, così Horrorland che vorrei essere al posto suo. Sì, anch'io, guarda, anch'io. Ci andrei a vivere anche domani. Stupendo, guarda. Vabbè, adesso è ancora giorno, quindi non ci sono Non i ci sono i tenerissimi Pippa per ora, si Pippa. riposano, Sì. si riposano. Ness vuole tutti sappiano come funziona il tabellone, Sì, è giusto, è giusto. che magari qualcuno se l'è dimenticato. Sì, comunque. Ma ha giocato poco questo tabellone, Sì, sì, soprattutto. sì. Sì, penso che sia tra quelli più giocati, tra l'altro. Penso di sì, perché comunque è Perché. un po' il preferito di tutti. Alla fine, al di là del tema, che comunque è molto bello, però da giocare è sicuramente quello più divertente, senza ombra di dubbio. Dà più opzioni, ci sono più situazioni. Vediamo che Edge parte primo, che non è male, considerando quanti Boo ci sono in questo tabellone. E Ness e Dakimeon sono in fondo. E possiamo vedere, i turni sono un po' divisi perché c'è stata anche questa discussione. Questa finale si può vedere un po' come
old school del party versus new school, che sì, non, sì. È, non è comunque una cosa di età, perché appunto Dakimeon potrebbe essere il padre di tutti, no? Però è una cosa più dal fatto che Dakimeon e Ness arrivano, cioè li abbiamo iniziati a giocare con il Super, mentre Ege ed MCT, almeno io e Suora ovviamente, offline sì, ci abbiamo sì. già giocato di più. Sì. Quindi noi siamo un po' la old school, e vedo che Ege inizia un po' male, perché questa rossa non serve a niente, purtroppo. Sì, va solamente in perdita, quindi... Va solo in perdita, sì, quindi questa è una cosa brutta, però primo turno, ragazzi, cioè, sappiamo che... E invece la stella MCT sta vicina, sta la stella sta molto vicina. Una bella lucky, ricordiamo che comunque prendere... Adesso vediamo cosa prende, prende dei soldi, e non è male, perché la reach c'è, quindi... Fare dei buoni gain di monete è utile. Io comunque, tra adesso... le cose che mi segno... Sì. Scusa, ti interrompo un'ultima volta, poi sì, vai sì, pure. Sì. Cercherò di segnarmi anche i gain di monete, perché sotto non li segno perché ho tutti gli altri bonus, non ho spazio sul foglietto, ma adesso devo solo segnare minigiochi verdi, e allora cerco anche di segnare ogni volta che qualcuno guadagna monete un po' più di 3, ovviamente, della casella blu, per vedere se riesco a tenere... stare dietro alla, a questa cosa della Rich Star. Buona fortuna. No, vabbè, comunque ho visto che hanno tirato quasi tutti i bassi a parte da Kimeon, e questa è una cosa ottima, perché la stella tipo sta dietro l'angolo praticamente, quindi si deve stallare per avere abbastanza monete. Sì, sì, anche se da Kimeon ha fatto più passi di tutti, però c'ha già le 20 monete. Però quello è vero, quello è vero. Infatti Ege comunque, anche se vince questo gioco, purtroppo non la può prendere. D'altro canto, questo gioco l'abbiamo visto ieri, non so se hai visto, no, la partita di ieri, che Dakimeon ha quasi come no, che se ci si muove come in no. diagonale, infatti vedo Ness che con queste gambe lunghe invece no, viene asfaltato alla fine. Ege sta riprendendo bene il ritmo, sì, decisamente. Vediamo, però sono ben separati. Vediamo se riesce a fare il... Questa sarebbe una vittoria buona per Ness, per, no, scusa, per Ege. E invece la manca all'ultimo secondo, ragazzi, sappiamo bene che Spruzzi si muove aspirando aria, quindi probabilmente certo, si è avvicinato certo, in quel certo. modo. Per un secondo, questa si può dire che sia un po' di sfortuna però... da parte di Ege. Che resta il fanalino di coda di... per questo momento. Però li ho visti sia da Kimeon che Ness abbastanza agguerriti. Cioè sì, Ness sì. ha subito capito come fare questa nuova tech. Quindi... Sì, secondo me da Kimeon stava giustamente coachando i suoi compagni di squadra per Può essere, non so se stanno in, non stanno in voice chat anche loro. No. No, non lo so, non sto guardando il disco. No, non ne vedo nemmeno io. Ah, bombo, secondo me sì. Quindi aspetta, faccio una sbirciatina. Che sono curioso. No, invece sta in chat vocale. Sì, sì, no, allora sì. Secondo me gli stava spiegando un po' di muoversi in diagonale come ha fatto. Allora, la stella è a 8 da Ness, quindi da Kimeon sarà a 5 più o meno, sì. Sì, sì, perché lui ha tirato 6 e 11, sì. Sì. Quindi sì, molto vicina. Ovviamente Nicola deve blessarci anche alla finale col fatto che sta giocando a Mario Kart 8, ma vabbè. Vabbè, cioè, ci sta proprio snobbando alla sì, grande, sì, guarda. Sì. Cioè, ma manco a dire, va, me la faccio una guardata. Comunque è un torneo a cui ho partecipato anch'io, voglio no, dire. No, un cazzo, no, vabbè. Proprio se ne sbatti il cazzo, cioè non lo toglie nessuno, vabbè. Ce lo ricordiamo. Tira 5, tira 6, quindi prima stella per Dakimeon. In realtà può anche comprare un item, un ottimo turno, inizia sì. molto bene. Comunque l'avrebbe presa lo stesso anche senza i 10 della Lucky, perché ha vinto il minigioco, quindi... Sì, però sì, vedo sì. che sta guardando la mappa. Cosa starà vabbè, pensando? Sappiamo che Dakimeon probabilmente... non fa un passo senza guardare la mappa. Vabbè, è prudente. Esatto, cioè, probabilmente in questi tempi se non ci si sa mai. Una con tutte queste buche nel terreno è giusto guardarle. Vero. Anche se devo dire no, che la pavimentazione di Horrorland a me sembra veramente bellissima. Sì, è impeccabile. Guarda quel Todd me. Con l'accetta dietro. Penso che voglia uccidere sì. tutti. Un Todd Shining proprio. Sì. E Ducky compra una chiave. Non compra nessun item da movimento.
Purtroppo fa una banca vuota, sfortuna qua, però vabbè, sempre fatto una stella, quindi comunque sì, un buon turno. Quanti bu ci stanno su sta mappa? Allora, sotto quanti questa mappa ci sono tre bu. Uno è sotto a dove è da Kimon adesso, che si passa solo aprendo un cancello con la chiave, ma quel bu lì è attivo solo di giorno. Invece sopra a Dakimion adesso, sopra quella zona lì, dove di notte ci sono dei pupa, dei pipa tenerissimi che girano, probabilmente li hai visti molto volte. Lì ce ne sono due in sequenza ed è una combo molto letale. Il problema è che c'è un womp davanti da pagare, quindi di notte se quel womp è lì non ci si può passare. Chi apre quella zona lì deve stare molto attento, perché è vero che lui può fare due furti, ma ci possono passare anche le altre persone, quindi bisogna stare molto molto attenti. Allora, esce un gioco con le talpe, veramente tenerissimo. Sì, diciamo che ci hanno accompagnato per tutto questo periodo, ed è giusto che facciano la loro comparsa anche nella finale, secondo me. Esatto. Vediamo un po' come va. Vedo Ness che sta bene sotto per ora. Adesso se la stanno combattendo, visto Age che ha fatto un bel po' di punti. Per capire un po' i punti devi vedere le... escono tipo delle scintille colorate quando sei sotto la pianta. Bisogna ricordarsi i colori dei giocatori, tipo Age è primo, quindi è rosso, MCT è blu, Ness è verde, Ducky è giallo. Non lo so, perché alla fine vabbè, se la sono scambiata un po', vediamo un po' chi ha vinto. E vince Age. Un ottimo buon minigame, perché così si porta alla pari con gli altri che avevano vinto quello di squadra. Sì. E quindi ora sono tutti a un minigame vinto. Beh, iniziamo proprio già... Iniziamo col piede giusto, sì. Già stretti, sì, molto molto bene. Ora, oltretutto, ti dirò di più, nonno, Age è l'unico che non ha ancora superato questo bivio dove si trova, ed è notte. Vuol dire che lui ha l'occhio di notte, costa solo 3 monete, mentre di giorno ne costa 6. Quindi lui adesso, infatti ci sta andando, usando questa scorciatoia può arrivare subito alla stella. E quindi si fa una stella al terzo turno, nonostante avesse iniziato, tra virgolette, male con la rossa e il minigame perso. Age riesce non a... male, non a male. Non compra oggetti, ricordiamo, non c'è la stella degli item, quindi non sono così, tra virgolette, vitali. Sicuramente servono comunque per muoversi. Però, diciamo, saltare un acquisto è... cioè, non voglio dire ha più senso, però rispetto a quando ci sono tutti i bonus, che vuol dire che ti stai manomettendo un bonus. Sì. No, vabbè, adesso la cosa più importante da fare è tenersi quante più monete possibili. Sì, allora, Age ora, se ho contato bene, finisce su una banca vuota anche lui, purtroppo. Perché ha ancora tre passi. La stella come va si vede che Mario davanti Draghi a Ness. Sì. Non mi ricordo bene dov'è MCT, però è davanti a loro due. E hanno entrambi i soldi per prenderla. Guarda quanti pipa lì dietro che assistono al concerto, mi rendono proprio felice, guarda. Allora, MCT deve fare 7, purtroppo fallisce, fa un 2, però può fare un acquisto e fa una lucky, quindi... E si mette, oltretutto, in una buona posizione perché è davanti a un bivio, quindi se Ness prende la stella, probabilmente lo farà perché ha un fungo. Lui comunque al turno dopo può muoversi dove vuole, cioè ha una libertà di movimento scegliere in base a dove finisce la stella. Compra un fungo, ci sta. Il fungo ricordiamo che costa molto poco per quello che fa, che sono 5 passi in più. Anche se, non so, io l'acquisto da fare su sto tabellone penso sempre sia la chiave. È molto utile la chiave, effettivamente, molto molto utile. Perché ti apre il bu in basso, ti apre il king bu, insomma. Sì. King Book, ricordiamo, come ho detto prima, che anche se ovviamente fare il furto da 3 stelle è una cosa super hype, però non è proprio ottimale, anche perché molto spesso vuol dire che devi tenerti tantissimi soldi per tanto tempo, poi è molto manomettibile dagli altri per le verdi, oppure andare a ballare con i pipa, eccetera. Però, visto che c'è la Rich Star fissa, fare un furto con Rebu equivale... generalmente ha un gain di 30 monete, che è molto per una rich star,
quindi ha comunque il suo vantaggio. Vediamo che la stella va esattamente davanti a Ege, purtroppo non ha soldi, questo è un po' pesante. Peccato. Ege può solo sperare che esca un minigame dove si fanno soldi, un minigioco bonus. Sì. Ne spende la stella col fungo e va su una Lucky, vediamo che gli esce. Eccola, gli esce la waifu key anche a lui. Eccola, eccola. Eccola qua, Ness se la terrà ben stretta. Vediamo. Ora Daki ovviamente non può allungare il tiro, fa uno, si fa una Lucky. Comunque non ha soldi al momento, quindi a lui va benissimo questa cosa. Perché temporeggia nell'attesa di arrivare a un gruzzolo consistente per poi fare acquisti o stelle. E si prende 7 monete. Non male, onesto. Non male, per il fatto che deve fare soldi. Mi gioco in 4, vediamo se esce un bonus. C'è un pesca coi guanti, ma non esce. È brutto. Esce Mushroom Mix Up, che qua è uno dei giochi più punitivi di questo gioco. Sicuramente un grande classico. Vabbè, mi fa... Purtroppo mi ha una fatto, mi fa un po' piacere che questo. Sia anche vediamo un po' come finale. Se la cavano. Bello Ness che prima nella nella prova si è buttato proprio così. Ness l'ha fatto per destabilizzare i suoi avversari, certo, che certo. Dicono, ma questo fa cacare il cazzo sto gioco. Sappiamo che Ness è un giocatore prima di tutto mentale. Bravissimo, nonno, bravissimo. I funghi cominciano ad andare veloci. Qual è il tuo fungo preferito tra questi? Sentiamo. Beh, sicuramente il giallo, no, non è il mio colore preferito. A fantasia però guarda questo rosa zigzag. Sì, sto vedendo anche io. Purtroppo... Ma anche il bianco come fantasia mi piace molto. Sì, è vero. Però ovviamente è vero, il molto viola, elegante, molto, sembra una pochette, un pocket store. Non male, non male. Purtroppo sia Ness che Dakimeon sono vittime dell'instant ground pound che capita molto spesso su questo gioco. Dobbiamo ancora capirne bene i motivi, però è stranissimo perché succede solo su sto gioco. E quindi rimangono MCT e Ege, che veramente stanno poundando. Ege tenta di appiattire il suo avversario. Sì, Ege li vedo concentrati comunque, Ege lo vedo veramente agguerrito. Schiva sì. Anche un ground... Mamma mia ragazzi, che finta. Ege schiva un ground pound, così MCT ha perso tempo. E in questo modo non ha avuto tempo di salire sul fungo giusto. Bravo Ege, bel gioco. Mi dispiace perché purtroppo non ha soldi per la stella. Serviva solo quel minigioco bonus. Sì. La però, cosa migliore che potrebbe succedergli è fare il 1 a questo adesso, punto. Perché così stalla ancora un altro turno. Purtroppo non ce la fa. Però era 1 su 10. Kit guarda il culo di Daisy. Dice: beh, c'ha ragione. Sì. c'ha ragione, sì. Ci sta. Allora, ora MCT purtroppo non è vicino alla stella, nonostante abbia i soldi, perché essendo notte quel tuomp a destra è irremovibile e quindi non ci può arrivare, perché sennò lì sarebbe una bella scorciatoia da fare col fungo magari. Comunque lui forse ho capito cosa fa. Potrebbe usare Pelodoro per fare una verde, perché così... No, invece fa... perché pensavo facesse 6 per la verde. Invece vediamo o che forse fa. Se lo vuole conservare per... Il fatto è che si facciamo una verde in più, c'è il bonus. E si metteva bene verso la stella, perché se il turno dopo era ancora giorno, che nessuno lo cambiava. Noi invece ha fatto una Lucky. Ha scelto di fare una Lucky. Vediamo. Una Egeo Play, interessante. Ha fatto una Egeo Play per 10 monete, che sicuramente non ci sputiamo sopra. Non lo so, vediamo un po' se... Speriamo che alla fine non se ne penta nel perdere magari il bonus verdi per una verde o qualcosa del genere. Ma a meno che non stia proprio pensando di farsi la Rich Star. Sì, no, beh, comunque...
io non posso esternare la loro mente. Sicuramente hanno delle strategie che magari io non vedo adesso, però soprattutto MCT sappiamo quante strategie fa, cioè, quindi sicuramente aveva un piano. Intanto Ness purtroppo si fa una rossa, ma abbiamo visto che compra un fischietto che è una buona arma, e devo dire che su questa mappa c'è anche, non voglio chiamarlo exploit, però comunque penso sia la mappa migliore per i fischi, perché la parte in alto, più o meno il corridoio sotto dove c'è il King Boo, ci sono tre stelle che possono apparire lì. Quindi può succedere che se ci si posiziona lì e si fischia, c'è una buona possibilità che te ne venga una davanti. Ness però ha zero monete, quindi deve stare attento perché se fischia e gli finisce davvero davanti, in questo momento ha bisogno di soldi. Oltretutto è rosso, quindi uscirà un gioco a squadra sicuramente. Vediamo da Kimon cosa fa, qual è il piano. No, però comunque il fischietto no, no, non so, perché tu dici che Ness probabilmente lo userà per mettere la stella vicino a lui. Cioè, io quando vedo Ness con un fischietto penso che vuole rompere il cazzo No, sicuramente, sicuramente. agli altri giocatori. Sì, no, ma anche quella è una strategia giusta. Alla fine stai togliendo una stella a qualcuno, quindi ci Sì. sta, ci sta. No, quello No, però che. magari in vista della finale, Sì, no, però quello che dico è in che. un'ottica diversa, chi lo sa. Sì. Quello che dico è che nel momento in cui fischi, se riesci a fare entrambe le cose, ovviamente è più ottimale, no? Metti che magari sei davanti a una stella, e a un punto dove appare la stella, e un giocatore che gioca dopo di te. La prenderà al prossimo turno. In quel modo tu la togli a qualcuno e te la metti davanti a te. Allora, esce questo. Allora, intanto non ho commentato da Kimeon che è andato giù perché al prossimo turno torna giorno e quindi quel bu giù si attiva. Quindi esce questo gioco. Allora, da Kimeon sicuramente Ness manca un sacco, non so come. Non so cosa è successo. Ci è andato proprio contro, ma non l'ha presa. Allora, dicevo, Ducky rubando soldi ha comunque un buon vantaggio perché è comunque utile. Però questo gioco è difficile fare tanti soldi, soprattutto se sei in squadra, perché è molto facile manomettere gli altri tre che non Sì, hanno molto controllo sul esatto. movimento. Ness manca un sacco, sarebbe stato ancora più vantaggioso per Ness questo gioco. Alla fine è rimasto abbastanza even per tutti, perché 15, 10, 10, 10. Sì, cambia poco alla Cambia fine, poco, cambia quindi poco. La cosa importante era da chi ha molto 33 basico monete davanti al come Boo, quindi non può rubare una stella. Ruberà dei soldi che è comunque utile perché c'è sempre la reach. Sì, vedo comunque che girano anche molte laghi, quindi non so se appunto lo fanno di proposito per sfruttare tutte ste monete in più che Secondo me danno le sì. laghi, oppure. Secondo me sì, perché appunto loro sanno che sicuramente esce quel bonus, quindi è importante. Adesso anche queste banche dovranno sniparle. Sì, esatto. Assolutamente. Quando arriva a 20 o anche di più, è comunque un ottimo guadagno che può fare la differenza. Continuano a fare rosse Vabbè, per abbastanza riequilibrare, inutili. insomma. MCT usa il fungo anche se si trova in un punto. Un po' tra virgolette morto, anche perché alla strada non ci può arrivare. Tira ottimo, fa 15, purtroppo doveva fare 18, che non è possibile col fungo. È difficile, Ma io ho sì. capito un po' cosa voleva fare perché lì davanti c'è un chance time e forse al Ah. momento non serve rischiare, quindi superarlo, essere sicuri di superarlo forse è meglio, soprattutto perché ha tanti soldi. Ora fa Sì. 9, quindi dovrebbe passare sopra perché se passa sotto cioè se sposta il Twomp supera la stella, invece ci va. Ci va. Secondo me ci va perché sa che se si mette davanti alla stella Nessie la Sì, c'è il fischia. fischietto di Ness, Esatto, sì. esatto. Quindi vediamo magari se ha puntato qualche casella particolare. 3 da qua penso sia una Lucky. Ah no, arriva la. No, cosa dico? Cosa dico? Scusate. Ah, perché. No, perché il gioco ha Ah, contato sì, la perché strada fa. lunga. Perché il gioco conta la strada lunga, non conta la scorciatoia. Ok. Scusate, mi ero scordato. È buon. Quindi la prende, raga, tutti una stella. Partita molto equilibrata. Molto, Sì, al molto, molto quinto turno equilibrata. già una stella ciascuno, ragazzi. Sì.
bello, la partita la finisce bello. in un altro bivio che è raggiungibile dopo il primo negozio. Bisogna fare quello zig zag e poi andare a destra. Quindi per ora è abbastanza lontana da tutti. Oltretutto si fa una Lucky, quindi ottimo per MCT. 10 monete, il qua posto... molto buono. Allora, io sto segnando un po' i guadagni di monete. Ovviamente io non è che conto, faccio la somma, però segno tipo 10, sì, 10 sì. così. E comunque per ora MCT penso sia in vantaggio, perché ha fatto due lucky da 10, ha vinto un minigame, ha fatto 7 monete, poi ne ha vinte 10 anche nel minigioco quello là. Quindi per ora vedo un minimo vantaggio di MCT sulla Rich. Anche quella Ducky ha messo stella... bene, probabilmente passa in vantaggio Ducky adesso se ruba i soldi. Eh sì, questo. E adesso comunque c'è... Dimmi. No, no, la stella dove è capitata adesso, se non sbaglio, è quella che può essere anche bloccata se si... Se qualcuno, se si sposta il twomp. Se qualcuno muove il twomp, adesso è aperta la strada, però se qualcuno lo muove lì e la stella appare lì, quando è notte è impossibile prenderla, a meno che uno non abbia un tubo, che ricordiamo che in questa pista non escono nei negozi, il tubo te lo possono dare solo le caselle item. O la borsa oggetto. Bello, perché Horrorland è giusta, Horrorland è giù, bravo. Ducky fa un bel tiro, quindi arriva al Boo. E secondo me a livello strategico dovrebbe rubare a Ness, perché è il più vicino alla stella. Infatti fa proprio quello. Comunque più per il furto è... Cioè il furto è sicuramente importante perché rallenta Ness, ma è molto importante anche per la Rich. Vediamo quanti ne prende. Ness fa 4 barre e perde 9 monete, che è un furto standard. Ci sta. Ah, è stato interessante quello che invece mi diceva Godu, che lui nella partita su Spaceland aveva fatto sempre il massimo della barra, e ci ricordiamo quante monete gli erano state tolte. Guarda, purtroppo io ancora non ho capito come funzionano questi furti. Guarda, io da giocatore, quasi passato un anno da che è uscito questo gioco, non l'abbiamo ancora capito. Alla fine penso sia abbastanza random. Perché non c'è mai stata una cosa consistente, ecco. Quindi però 9 generalmente i furti si aggirano tra le 7-8 e le 10-15, quindi è giusto. Allora, esce questo gioco, secondo me non è facilissimo per il singolo, è fattibile, non è uno di quei giochi impossibili. Però prenderli tutti e tre non è sempre facile. Vediamo un po' come va, Igen. Sì, sì, questo è un altro di quei giochi in cui penso ci sia stata parità di vincitori tra singolo e squadra. Quindi... Sì. Allora, più che altro bisogna ucciderli sui salti, perché quando ci sono i salti loro non possono cambiare traiettoria. Sì. Ecco, Igen qua doveva rallentare. Ah, riesce a ucciderlo comunque, lo intrappola bene, bravo Edge. Pensavo che MCT poteva scappare a sinistra, invece a quanto pare no. Quindi bravo Edge. Edge è in vantaggio di minigiochi, 3 e tutti gli altri stanno 1. Oltretutto, occhio, questo è un minigioco doppio, 20 monete di premio. Ammazza, quindi ammazza. Molto importante anche per la Rich, cioè 20 monete sono veramente tante. Ege purtroppo ha comprato il fungo, il che vuol dire che è a 16 dalla stella, quindi anche col fungo non ci può arrivare. Avrebbe dovuto prendere un doppio, però probabilmente voleva spendere meno soldi possibili, quindi... Comunque vuole avvicinarsi. Ci sta, sì. Beh, guarda, a me comunque... Cioè, adesso sembra brutto da dire, perché poi sembra che uno vuole remare contro MCT o Dachimion, però diciamo che se vincono loro uno se lo aspetta quasi, no, invece se vincono gli underdog, diciamo così, è più divertente, più interessante. No, ci sta, ma infatti l'ho detto in tutte le partite, cioè io comunque in queste cose, anche tornei di picchiaduro, cose così, mi piace sempre tifare per gli underdog, perché le vittorie di quelli forti sono aspettate. Guardate, Ege fa una play veramente grossa. Ege non può arrivare alla stella, quindi cosa fa? Usa l'occhio per togliere da Kimeon, e quindi neanche da Kimeon ci potrà arrivare al prossimo turno. Grandissima play di Ege, mi è piaciuta. Ora non so si trova se alla farmacia del leone, chissà se pagherà nonno.
chissà se pagherà nonno, ma io lo pagherei, non anch'io solo lo pagherei, anch'io, vedi con questa, questo fiasco di vino viola, indaco, cos'è? Sì, cioè, comunque c'è questa connessione con Edge, il vino e tutto. Esatto, quindi, però Edge secondo... non paga. E devo dire, nonno, a livello strategico ha, ha un po' senso, perché non avendo la chiave lui non può andare dal rebu, quindi... Certo, certo. Non gli serve. Questa banca comunque comincia a diventare gustosa, eh? Cicciona, sì, cicciona. In chat dicono che c'è il cervello espanso. Se, sì, Sora, se, se giocavamo, se, se eravamo ieri su sta mappa, secondo me non, non avrebbe visto sta cosa in un milione di anni. Ege, mi piace Ege concentrato, mi piace, mi piace. Sta, sta regalando sorprese. Ah, qui la banca va ancora... MCT può prendere un item e si fa anche una Lucky. Mm-hmm. Di Lucky in Lucky, molto proprio. Safe. Oltretutto, sì, in questo sì. momento, visto che è già spostato da Kimion, penso che lui sia il più vicino, perché Ness comunque non ha soldi. No, il più vicino è Ness, però non ha soldi. Sì, quindi... sì, sta proprio... sta proprio a zero, quindi... Sì. Si prende un altro... ha molti item MCT... che mm-hmm. non esiste, non c'è il bonus item, ragazzi, però ovviamente a livello di utility, cioè vabbè, non certo. la mappa, queste cose qua è sicuramente però utile. Comunque continua a non comprare la, la chiave, no, continua a ignorare la chiave. Forse lui non vuole puntare la partita sulla chiave. Occhio che qua Ness fa una banca, infatti non se lo fa ripetere due volte ed è un'ottima cosa. 18 monete di gain. Beh, mazza, sì, sì. Ci sta. Anche perché lui, lui cambia strada, perché dice sarebbe arriverà... soprattutto per prendere la stella doveva uscire un minigioco bonus, quelli che danno tante monete, quindi basarsi solo su quello non ne valeva la pena. Poi 18 monete, ma infatti con ti la fai 18 monete tranquille, si fa, si assicurate, quindi sì. una bella golden shower. Esatto, esatto. Queste banche sono molto importanti, sì, sì. Allora, vediamo Ducky, che anche lui si prospetta davanti a nonno con queste fattezze da bocchinara. Io non so se nonno maschera ci vorrebbe una Belma che lo smaschera e sotto esce da Kimion prima che sia troppo tardi. Se lo scimmione. No, neanche lui paga, ragazzi, perché vi fa schifo nonno? Madonna, tanto, ragazzi. Cioè, non lo so. Pure sono tra non avere sponsor, il COVID e lo schifate così. Effettivamente. Allora, prende un item. È buono. Ci sta. Ege e Ducky sono un po' fuori dal mondo adesso. Non hanno chiavi. Quindi in quella zona lì, quando non hai chiave per fare il rebu, è un po' noiosa, sì, un po' quella morta, parte, sì, perché devi farti tutto il corridoio a destra per andare giù e tornare in mezzo ai bivi. Oh, sto gioco è una merda. Sì, la, cosa, la cosa più interessante sarebbe proprio pagare nonno, però. Però vabbè, vabbè. No, non tutti hanno buon gusto, nonno. Lo so, lo so. Ah, questo gioco è veramente brutto, sostanzialmente quando scade il tempo, chi è su questa piattaforma vince... Vediamo un po'. Invece la Parazzi era molto più carino. Non ho capito cosa c'era alla fine. Non c'era nessuno. Che gioco di merda, ragazzi. Ma si può in una finale far uscire sto gioco? Non ho parole. È veramente, cioè, abbiamo visto nel Super Nonno, l'hai goduto anche tu, quel capolavoro di Slaparazzi. Uno sì, di Slaparazzi, lo stavo dicendo. Era molto divertente, molto anche perché erano più round, sì, quindi era molto più dinamico. Questo veramente... un countdown di 10 secondi e poi chi c'è c'è, vabbè. Poi ci si menava di più, ci esatto, si menava di no, più no, su Slaparazzi. Che... era... ma infatti Slaparazzi sappiamo che me, quando... perché questo gioco qua è un gioco del 10 mi pare, cosa del genere. Slaparazzi nasce come un'evoluzione di quel gioco, quindi vabbè. Dopo aver giocato Slaparazzi, ribeccarsi la versione brutta... No, ma poi ti stavo dicendo, in Slaparazzi volano schiaffi, sappiamo che quando volano schiaffi significa che c'è del buon umore. È vero, è vero, è vero. Dai. Comunque ci sono tantissimi live space. Non ho mai notato quanto su questo tabellone ci fossero tutti questi live space. Mannaggia. Beh, cioè a dire che questo è il tabellone più grande di tutti a livello proprio di numero di caselle, mi pare. Quindi sì, ce n'è tanti. C'è tanto di tutto in realtà. E secondo me anche per quello è il migliore, perché è molto bilanciato, quindi...
Ci sta. Allora, MCT non ha usato nessun item, quindi secondo me sta pianificando qualcosa, sta aspettando. Io comunque non vedo che nessuno sta snipando verdi, non lo so. Io forse non so se lasciate d'accordo, ma fossi in loro comunque, se ne avessi la possibilità lo farei, sapendo che, cioè, alla fine uno prenderà una stella in base a quante verdi fatte, non lo so. Allora, Ness purtroppo tira troppo alto, però apre lo stesso, non so cosa vuole fare, vuole girare in tondo, perché di notte non c'è il bully, ma probabilmente sì, non penso sta cercando sia scordato. Sta facendo un loop qua. Ah, sì, sì, sta certo. Sta facendo un loop certo. Perché così è di nuovo davanti alla stella. Sì, esatto. Anche perché MCT se l'è presa comoda. Probabilmente se, pensando che... Ness, ricordiamo che ha pullato un blocco nascosto anche in semifinale. Sì, sì. Si prende 8 monete, che non è male, così sempre per la cosa della reach. Sì. Cioè, ovviamente la stella è meglio, però sapendo che esce un bonus reach, fare delle monete con un blocco nascosto aumenta l'utilità, ecco. Sì, secondo me MCT è andato un po' troppo lento qua. Secondo me doveva darsi uno sprint, perché adesso Ness è molto vicino alla stella. Non ha oggetti per prenderla. Deve basarsi solo su un buon tiro. Non so, forse pensava fosse sicuro. Sì, forse non aveva previsto che Ness avrebbe usato la chiave per fare il giro giù anche senza Bu. Può essere, può essere. Allora, esce Fiumi di Lettere, che purtroppo in italiano fa il filo a una canzone orribile anni 90, che non vogliamo ricordare assolutamente. No, non vuoi? No, per niente, per niente. No, lasciamo perdere. Allora, commentiamo il gioco che è meglio. No. Dovresti giocarti il posto da commentatore per la prossima season, nonno, con questa cosa. Allora, commentiamo il gioco. Questo gioco, diciamo che si gioca in un modo. Quando arrivano 15 secondi e quando ne mancano 5, cade una lettera d'amore che vale più punti. Quindi sostanzialmente bisogna aspettare quella. Ora c'è la lettera d'amore, ma nessuno ha consegnato la propria. E infatti l'ultima non viene consegnata. E per questo motivo Ege riesce a farla franca. Perché tutti avevano una lettera in mano alla fine, quindi non potevano prendere quella d'amore. E la presa MCD troppo tardi. Comunque Ege, ragazzi, sta stompando di minigiochi, Sì, ha un vantaggio di 3 minigiochi su tutti gli altri giocatori. Sta veramente... Madonna. Considerando la partita che abbiamo fatto ieri con Ege, ne ha vinti tipo 3 in tutta la partita. E infatti io ho detto ma lui comunque voleva allenarsi, A quanto pare ha funzionato, quindi... Beh, dopo tutto, quando sei in basso puoi solo risalire, no? Vero, sagge parole. Esatto. Allora, comunque io continuo a chiedermi... Dimmi. Io continuo a chiedermi perché la lettera d'amore deve valere 3 punti. Purtroppo viviamo in una società, nonno, dove uomini e donne... Io continuo a dire che probabilmente una lettera italiana e quindi queste cose... Io continuo a dire che una lettera con l'assegno probabilmente avrebbe anche 5 punti, probabilmente. È vero. Però, vabbè. Accettiamo questo gioco. Raga, qua c'è un acquisto molto strano da parte di Ege. Ege compra un fischio. Non ho mai visto Ege comprare un fischietto in vita mia. Io non so cosa ha bevuto stasera. Vediamo cosa secondo inventa. Me... Vediamo cosa... Ragazzi, non so cosa aspetta Ege col fischietto. Me... Ege... E io non pensavo che Ege neanche sapesse cosa fa il fischietto, sarò sincero. Allora, secondo me ha qualcosa in mente. Esatto, chissà. MCT purtroppo deve fare 14, ma ha fallito veramente miseramente, purtroppo, con questo tiro. Guardiamo il lato positivo, va su una Lucky di nuovo, può comprare un oggetto. deve stare attento perché è ultimo. Quando sei ultimo c'è quasi sempre la item bag tra la slot, quindi se lui compra un oggetto e esce la item bag non gli darà niente. Quindi deve... non so se gli conviene comprare, forse. Vabbè, almeno si prende compra lo la strumento. Chiave, compra, finalmente arriva la chiave. Eccola. Spero che non gli esca l'item bag, purtroppo. Sarebbe un vero spreco, No, non gliel'ha messa neanche. Vabbè, ma noi sappiamo... Magnanimo, non gliel'ha messa. Noi sappiamo che MCT... Magari non può uscire quando è già trade, Non so, noi sappiamo che MCT è un uomo di percentuali, quindi secondo me aveva già messo in conto che la percentuale era molto bassa. Sì, esatto. Sicuramente ha pensato così. Comunque si fa 10 monete, devo dire che MCT ha dei buoni guadagni,
Sì, sto notando anche pur non tenendo il conto, sto notando. Sì, 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 sì. Ma in realtà tutti, perché adesso lui se ne fa 10 e già ha vinto il gioco doppio. Raga, la partita è veramente molto molto close al turno 8. Vediamo come prosegue. Non so se Edge vorrà spostare la stella a Ness. Non vediamo. So. Allora, Ness ce l'ha proprio davanti, c'è da dire questo. Ah, Ducky purtroppo si fa una rossa. Vabbè, ha tanti soldi, quindi non è devastante, però esce un gioco 3 contro 1. Questi sono quelli sempre un po' più sbilanciati, vediamo un po' che succede. Sabbie mobili. Sabbie mobili è un gioco... diciamo che può essere un gioco avvantaggiato per quello da solo come per il gruppo, dipende come va la partita. Se iniziano a morire, ovviamente quello da solo fa un sacco di soldi, ma se riescono tutti a stare vivi, generalmente ne guadagnano di più. Vediamo. Vediamo, intanto MCT prende un sacco. Il gruppo sta giocando bene perché la priorità la stanno dando al sopravvivere. Ho visto solo MCT fare un po' di overextending per un sacco. Ecco di nuovo. Sì, ma qui vedendo comunque guardandovi giocare, la cosa più sicura da fare è appunto avvicinarsi alle monete che si hanno vicine, insomma, senza cercare di fare voli pindarici. Sì, comunque questo gioco finisce in modo abbastanza pesante, perché Ducky 5 monete e tutti gli altri 31, ragazzi, questo è gigante. L'hanno proprio lasciato in mutande, Io ho paura che Ducky qua resta parecchio indietro rispetto agli altri con le monete. Comunque Nike chiede, vedremo un King Boo? Molto probabilmente, allora... 90 su 100 non vedremo un King Boo da 3 stelle, quello è molto difficile. Però King Boo da rubare le monete è comunque una cosa ottima che vuoi fare, perché guadagni, cioè, oltre, non è tanto il togliere le monete agli altri, perché ne togli sempre massimo una decina, ma guadagni tu 30 monete ed è veramente tanto. Comunque Ege fischia, quindi allora il fischio di Ege, cioè il comprare il fischietto per Ege era pensare che Ness avrebbe fallito il tiro, come è successo, perché non ci è arrivato. E quindi fischia gliela toglie. Quindi anche qua una buona giocata. Ege veramente sta giocando molto molto bene. No, ma comunque non so perché nelle amichevoli non rende così. Forse perché non penserà. Vabbè, che in amichevole, non è che giochi super concentrato. Alla fine si gioca anche per divertirsi. Qua probabilmente stiamo vedendo un Ege che ha l'occhio sul premio, cioè sapendo che è comunque un torneo, una cosa così di prestigio ufficiale, si sta impegnando. Mi piace, infatti anche Wars dice mi piace vedere Ege tryhard. Sì, sta piacendo a tutti, è una bella sorpresa. Sì. Che l'abbiamo già visto anche nella semifinale. La semifinale ha giocata molto molto bene Ege, quindi nulla da ridire. Allora MCT usa, allora, intanto Ege prende una chiave che non è da sottovalutare in questa pista assolutamente. MCT usa il fungo per avvicinarsi alla stella, perché effettivamente è il più vicino al momento. La stella si trova davanti al chance time a sinistra. Invece il povero Ness rimane con un pugno di mosche, perché fischiata. Ora, secondo me MCT stava guardando la mappa, perché Ness ha il fischietto, potrebbe volerla fischiare di nuovo, che dice magari esce un roll pazzo, me la rimette vendetta davanti. È difficile quello, però... Infatti MCT sta guardando davanti, il tabellone più volte, secondo me sta guardando l'opzione del fatto che lui potrebbe avvicinarsi alla stella, ma Ness gliela fischia. Anche perché gli rimangono 4 spazi, se vedo bene da questa visuale... finirà su una blu, quindi vediamo cosa fa. No, comunque va avanti. Oppure, ragazzi, occhio, perché occhio. Potrebbe esserci una giocata qua. Se va a destra, no, non ci va. Perché se lui andava a destra, aveva i soldi per rubare una stella dopo, e oltretutto aveva il dado d'oro per fare la verde che avrebbe fatto venire notte. Però forse ha detto no, meglio di no. Comunque Ness gliela toglie. Comunque la posizione di MCT non è bruttissima, perché ha un negozio davanti e anche l'occhio. Sì, sì, quindi esatto. Può muoversi quanto vuole, certo. Allora, la mette più vicino a Ness di prima, però comunque penso che il più vicino al momento sia Ege. Infatti Ege è un po' più avanti. Ovviamente dobbiamo vedere ancora il tiro di Ness. Comunque sì, se l'avvicina.
Sì. La banca non male, non male. A rifocillarsi. Gesù, non so se sono... No, forse sono più di 10 caselle, non so. Beh, comunque Ege non ha oggetti, quindi deve fare un tiro buono. Ness compra un altro fischietto. Madonna. Non lo so. Beh, cioè, a questo punto forse era meglio un dado per provare a prendere la stella, essendo così vicino. Anche un ma dado secondo maledetto. Me gli piace avere in mano le sorti... No, vabbè, ha senso perché la dice, Ege comunque è vicino ma non così vicino, nel momento in cui si avvicina troppo io la fischio di nuovo. Ci sta, ci sta. La cosa problematica è che MCT sta iniziando ad andare nella zona in alto dove ci sono tre spazi stella, quindi fischiarla potrebbe metterla davanti a MCT questa volta. Sì, gliela regalerebbero, sì. La banca è a 15, quindi comincia a diventare importante. Intanto vediamo che tutti si trovano nella zona iniziale della mappa, tranne MCT che sta andando verso l'alto. Ovviamente la chiave totalmente ci sta opposto, qua, sicura, questa secondo me è in assoluto la mappa con la chiave più importante. Un'altra purtroppo altro è impossibile non porsi. Sarò sincero, a me sembra che la fortuna non stia sorridendo molto ad Akimeon. Stavo per dire la stessa cosa. Sì, speriamo che siamo ancora, mancano ancora parecchi turni, però speriamo che verso la fine comunque le cose cominciano ad andare un po' meglio. No, è stato comunque il primo a prendere la stella, ma il resto è stato abbastanza sottotono. Sì, devo dire che più che altro quel gioco dove tutti hanno fatto 30 monete è bello costante. Sì. Sì, quello pesa. Sì. Allora, vediamo questo. Allora, qua sappiamo che Ege, come dice sempre, sta schiacciando cose a caso, che comunque funziona, per carità, non certo. È che devi... Cioè, alla fine è la cosa da basta fare una direzione, gioco, quindi, sì. Ecco. E purtroppo Ege ci lascia, quindi devono cercare di sopravvivere due turni. Se vincono questo turno tutti e due, possono mettersi d'accordo. Sì. Ce l'hanno fatta, che quindi in voice fatto, chat quindi. Possono dire io guardo su, tu guardi giù. Infatti, sì. Purtroppo questo è un altro gioco alle spese di Dakimeon. Un altro gioco che vince Ege, che continua ad essere avanti. Si fa carriare, si fa carriare, però l'importante è il risultato. Beh, ok, è vero, questo si è fatto un po' carriare, però comunque gli altri li ha vinti, quindi... Bello, bello. Non era un gioco doppio, E al prossimo esce il prossimo mi sa che tutti, sì. Sì, al decimo turno. Ege tira basso, fa una blu che, a meno che non ci sia il blocco, no, tre monete non ci sputi sopra, però vuoi sempre comunque cercare la lucky space. Non avendola spostata, cioè non avendo preso la stella, dobbiamo vedere se Ness, perché Ness potrebbe avere una play, oltre a fischiare, potrebbe maledire Ege, lui non può togliersi la maledizione. Sì, perché è la maledizione, ricordo, per chi non lo sapesse, si toglie solo con dei dadi speciali, quindi doppio, triplo, fungo o dorato. Quindi nel momento in cui non... Anche perché Ness comunque sta vicino, quindi sì, non gli l'unica conviene cosa che c'è nemmeno. Anche da Kimeon vicino, da Kimeon è un fungo. Anche lui non è vicino, ma non super vicino, quindi bisogna vedere un po' com'è il tiro. Il fatto che Ness ha il coltello dalla parte del manico, secondo... Qua si fa una banca MCT. Guarda... Ah, no, aspetta, qua c'è una play. Aspetta, qua deve pensare, perché se va a destra si fa una banca. Se va a sinistra prende la stella, però, perché prende l'occhio e va giù. Vabbè, penso che la... davanti alla stella. Però lui prende la banca, sì. Anche perché, oltre a questo gain, al prossimo turno è notte, nonno. E guarda che item ha MCT. Interessante. Sì. Potrebbe essere. Oddio, non è stato chiamato nemmeno un bu semplice, se non vado errato. Quindi no, l'ha fatto da Kimeon. Inizia proprio col botto. Da Kimeon ha fatto uno con le monete, che rubava monete, quindi sì. Uno solo per ora. Però ripeto, ragazzi, Rich Star rubare, fare un gain di 30 monete è veramente grosso, quindi secondo me ha fatto la cosa giusta. Allora, Ness invece sì, penso fischia. Che MCT sta messo bene proprio per la Rich. Molto, sì, molto sì, bene. Sì.
Devo dire di sì. Sì, infatti, bravo che mi hai detto che mi ero scordato di segnare le 15 che ha preso qua. Oh, madonna, Ness purtroppo si tira la zappa sui piedi, perché con questo fischio la mette davanti a MCT. Questo è un brutto fischio. Non lo so, non è stato... cioè, voleva toglierla a Ege da Kimeon, però... sì, non ha cambiato Backfire molto. No, sai qual è il problema, nonno? Che MCT adesso lui ha il doppio, quindi se tira bene con questo doppio al prossimo turno, lui può fare... può fare tutto, Boo, sì. E stella in un turno solo, che sarebbe veramente gigante, perché è praticamente una stella gratis, rubi le monete agli altri. Certo, sì, sì. Quindi sì, stavi proprio dicendo, MCT lo vedo messo bene, è messo benissimo adesso. È messo molto bene. Devo dire che gli altri non sono messi male, perché comunque dove sono, l'inizio della mappa è molto interessante, perché se noti ci sono tante opzioni di movimento, c'è il bivio a sinistra, c'è l'occhio, quindi in base a dove va la stella c'è molta libertà. Infatti di nuovo da Kimeon qua un po' sfortunato, perché si muove in un momento in cui deve prendere una decisione adesso, e la decisione che prende, purtroppo, se non gli finisce qualcosa di interessante davanti, può essere sfortunata, ecco. Sì, devo dire, io vedo tutti messi abbastanza bene. Da Kimeon lo vedo un po' sfortunato in questa partita per ora. Sì, sì. Spero vabbè, non si faccia demoralizzare. Comunque siamo a metà, quindi chissà. Usa l'occhio. No, ma da Kimeon non si demoralizza più di tanto. Ha mirato qualcosa. Nonno gli offre di nuovo da bere. Sì, ma non accetta. Da Kimeon sappiamo che... è un amante del lifestyle, sì, è salutista, quindi... del lifestyle sano, quindi quella cosa, quel jungle juice di Tipsy Bartender non gli va giù. Un attimo, al posto di Kamek esce fuori Tipsy Bartender con una cosa gigante piena di roba, con un lavandino pieno. Esatto. E quando lo paghi ti dice and there you have it. Ducky ovviamente attorniato da zoccoloni. Era molto mio. Vabbè, questo è un discorso che faremo in altre, da altre parti. Comunque, Ducky fa una casella item e prende un dado d'oro. Essendo ultimo, ma c'erano... gli ha dato cioè, lo slot primo, quello più facile da fare. Che basta prendere. Ce n'era anche un altro. C'erano due dadi d'oro. C'erano due... sì, sì. Però generalmente il primo... averlo mai visto. Sì, è raro, però il primo barile generalmente ti dà un oggetto di merda. Lui, dato che era ultimo in classifica, mi pare, o qualcosa del genere, gli ha dato... adesso non mi ricordo dove è in classifica, però mi pare che tutti abbiano più soldi di lui. Allora, questo è un gioco un po' noioso, un po' banale, e onestamente, ragazzi, non ho neanche voglia di farlo in diretta per voi. Lascerò loro divertirsi. È un po' comunque mi fa piacere che per... divertente, secondo me. No, no, mi fa piacere che comunque per restare in tema Horrorland hanno... ci ha dato la versione Q&P, giusto, sì, giusto. Sì. Allora, due persone hanno vinto, due persone hanno perso, sicuramente. Sì, anzi, direi tre, di sì. Tre persone hanno vinto, una, cioè, pensavo, avevo visto 2-21, ragazzi. E infatti Ness sbaglia. Ness è andato con la sua idea, ma non era l'idea giusta, purtroppo. No, no. Devo dire, ragazzi, che minigioco doppio, occhio, occio, fanno tutti 20 monete, a parte Ness, quindi questo per la reach di Ness è un po' grosso. Sì, è un brutto colpo, sì. D'altro canto, Ege continua a fare minigame, ha veramente un gran vantaggio. Sì, guarda... io infatti, ripeto, Ege succede spesso quando giochiamo che perde la concentrazione, deve veramente tenersela, perché se inizia a perdere minigiochi, perde una stella alla fine, quindi Ege, cioè, tieni acceso sto cervello, please. Cioè, quanti ne ha vinti adesso? 8, tipo? Ne ha vinti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ovviamente non conto quelli da monete perché non contano nel gioco. Ah, okay, e poi c'era anche quello che hanno finito in parità, che non serve. Come se avessero perso tutti. Lui ne ha vinti, quindi 6, e MCT 3, Ness 2, da Kimeon 2. Siamo al turno 11. Come reach, io vedo messo bene MCT, è messo molto bene. Sì, anche penso da anche io. Penso loro anche due, perché non ha avuto brutte perdite, quindi... sta andando, sta viaggiando, sta tranquillo. Viaggiando. Nessuno ha ancora fatto verdi, raga. Nessuno.
Allora, qua succede una cosa interessante, molto interessante, perché lui arriva alla stella, però non so se ci arriva dal rebu. Ho dovuto prendere anche 10 monete che, di nuovo, ripeto, MCT è messo molto bene con la reach. No, infatti, quello che pensavo, purtroppo non può fare rebu, perché se passa sopra allunga il giro e quindi non arriva alla stella. Oltretutto 5 da qua, mi sa che, infatti, mi sa che vai sulla verde o qualcosa del genere, che, ok, è una verde, però ti fai venire giorno. Decide di andare verso la stella, ci sta. Io vedo anche tanti soldi, ragazzi, su MCT, anche se Sì. In chat dicono, ma magari se li vuole risparmiare per... Io da quello, che ho segnato ovviamente non ho fatto i conti precisi, però sono quelli che hanno fatto più lucky, più banche e cose così. Quindi sì, sono loro. Ah, Ege comunque, non togliamo... Allora, Ness secondo me è quello un po' più indietro di Rich, non di troppo. Però Ege ha vinto 2 minigiochi doppi e ha vinto più minigiochi. Comunque i minigiochi dando soldi, sì, anche quelli piano piano fanno Rich. Quindi... Sì, sono 2 stelle bonus che... vanno quasi a braccetto. Bravo, diciamo. bravo. Per quello che dico, quando non si capisce così bene, alla fine Edge. Fare cosa? No, la stella davanti a Edge, però non so se... Ah, bravo, non l'avevo, bravo, no, non l'avevo neanche notato. Nessuno vuole fare qualcosa. Non può perché deve fare 10. Usa il maledetto su Mario, su MCT, perché c'ha Bowser davanti, ragazzi. Vuole mandarlo da Bowser. Alla fine ci sta. Abbiamo detto che il dado maledetto puoi fare tutta la partita senza mai usarlo. Raga, che tiro, che tiro. Sì. Ragazzi, ma io l'avrei tiro. Buttato su mano Edge con quello. La prende Ness con cioè doveva fare proprio 10 per prenderla. Sì. E oltretutto ti dico, nonno, prende la stella e passa una verde. Prima verde di sta partita. Ah, finalmente. Quindi fa un tiro super optimal. Compra una chiave... ok, la chiave utile qua, no, non sono super d'accordo perché lui adesso va in una zona dove non ci sono cancelli. Però forse vuole andare su, visto che adesso fa venire giorno. Sì, ma comunque non si sa mai quando ti può servire. Quindi secondo me è comodo averla. Ci sta, sì. Ah, guarda quanti pipa lì dietro, guarda. Stanno solo aspettando che qualcuno vada a ballare. Qualcuno fa, esatto. Ma nonno, questi funghetti luminescenti che hai piantato fuori dalla farmacia del leone. Sì, ti piacciono? Ma li usi per fare qualche prodotto? Delle ziguline? No, sono semplicemente decorativi proprio. Ah, ma pensavo avessero delle spore particolari, qualcosa. Ah, Todette guarda sta bocchinara dicendo, la vuoi? L'annusi? Ne senti l'odore? Purtroppo, raga, altra sfiga di Dakimeon, veramente. Povero Dakimeon. Sta dando tregua. Povero Daki. Daki non usa oggetti, però fa una verde. Allora, potrebbe iniziare il Redemption Arc. Una verde che è utile. Allora, Dakimeon da questa posizione, secondo me, al prossimo turno potrebbe... sì, da qua ci arriva, anche col dado d'oro al rebu. Quindi potrebbe iniziare un Redemption Arc di Dakimeon a questo punto. Questo era un ottimo turno. Quindi una verde Daki, una verde Ness. E vediamo, gioco a squadre. Abbiamo le squadre proprio come abbiamo detto, separate old school contro new school. Allora, questo gioco, devo dire che quando va molto veloce diventa abbastanza random, secondo me. Sì, perché non capisci bene quando random, saltare, sì, quando è l'input. Quindi, ecco, la cosa importante è non morire subito come è capitato a MCT. Però non è detto che Ege sia fuori, vediamo. Ege è l'unico che si muove prima di un salto, infatti ora ha smesso. Perché quella cosa può essere pericolosa. Stanno comunque... vedo concentrati. E mamma, visto, raga, Ege veramente, Ege sta veramente spingendo in un modo, mamma mia, altro minigioco per Ege. No, non so, guarda, io aspetto proprio per fargli complimenti a fine partita. Sì. Per stringergli, ragazzi, la mano. Ragazzi, siamo già arrivati a un punto, forse, considerando che... Cioè, dovrebbe... Penso che Ness e Dakimeon, per battere di minigiochi Ege, dovrebbero vincerli tutti da adesso.
perché mancano 8 turni. Ege sì, in vantaggio di 5 da loro, ha 5 minigiochi più di loro. Quindi, considerando anche che capiteranno altri giochi in squadra, quindi ci sono certo, momenti che magari lui finirà in squadra con Nesso, con Dakimeon, e quindi vincono tutti insieme. Capiteranno minigiochi che non danno vittoria, tipo quelli dei soldi, eccetera. Cioè, fare 5 puoi dire sì, ok, è semplice, in realtà no. Vediamo insomma, cosa, cosa? No, stavo per dire la stessa cosa, non è per niente semplice, non è per niente scontata come No, cosa, no, quindi... Ege si è fatto un bel vantaggio di minigiochi. Sì, allora, sì. Qua vediamo cosa fa. Perché fa un 10, perché io stavo pensando, magari va sulla verde che fa venire giorno... Però effettivamente è stato furbo, perché se faceva venire giorno, Dakimeon avrebbe usato il dado d'oro per farsi un'altra verde. Sì, esatto. Quindi sarebbe andato in vantaggio di verdi. Apre il cancello. Allora, ragazzi, qua è molto interessante, perché al prossimo turno viene giorno. Sì. Ah, si fa lui la raga, che play. però succede quello che ho detto io allora. Perché sì, Dakimeon probabilmente può fare la verde a sua volta. Cambierà, può fare la verde a sua volta. Allora, Ege, se resta giorno ancora per un turno, durante il turno di Ege, può rubare una stella. Se no, si è fatto una verde che è utile per il bonus, quindi ha fatto comunque una cosa utile. Non ha più item, però, sì. E non è davanti a nessun negozio, Ege, perché quel loop esce dopo un negozio. Intanto invece ti schiva Bowser, aveva una possibilità su 3 di fare Bowser, gli è andata molto bene, gli è uscita la cosa migliore perché si fa una Lucky, si fa anche un acquisto, giustamente. Ora, di verdi hanno tutti una verde tranne MCT, quindi secondo me MCT dovrebbe iniziare a pensare di sniper. gli è uscito la cosa della stella che costa meno... E penso che sia una cosa un po' inutile, onestamente. Probabilmente è la cosa più con tutti questi soldi, sì. Sì, ma infatti il problema di quella cosa lì è che è utile solo quando hai pochi soldi. E generalmente la situazione in cui non hai 20 monete, non dico che capita di rado, però può essere rara, ecco. Quindi proprio il fatto che tu non hai 20 monete e ti esce quello... Non lo so. Poi ma sì, io penso che comunque alla fine sono soldi risparmiati, quindi... Ok, bravo, bravo. Mi piace che guardi il lato positivo, è vero. Sì, perché in caso di pareggio di stella, bravo, magari si fa le monete. Allora, Ness può scegliere tra un item o una banca. Lui sceglie l'item, ci sta. Allora, la banca era un guadagno di soldi, però ce n'erano 9. Non sono poche, ma ci sta che per ora non ci va. L'item, la cosa importante dell'item è che se lui riesce a stallare questi turni che viene notte, ha la chiave. Quindi se adesso prende un bel dado, certo, potrà anche lui andare da Rebu dopo. E c'è un gioco che non è facilissimo da scegliere cosa vuoi, però immagino voglia il triplo, vediamo. No, invece tra poco spaccava il soffitto di sta cosa. E prende il warp, ragazzi. Il warp sappiamo che è l'item preferito di Ness. Non so se lo stava mirando, però sapendo che a Ness piace tanto questo item, forse sì. Il warp, che è un item su certe mappe, come abbiamo visto, è assolutamente top. È una cosa sull'isola, è top. Sulla torta sull'isola, è veramente utile in base alla situazione. Devo dire che anche qua ha il suo perché, perché soprattutto se uno appunto è davanti al Rebu, cioè avere uno su 3 di toglierlo da lì e andarci tu, io non ci sputo sopra. Certo, come no, una bella infatti occasione. Vediamo, secondo me Dakimeon andrà sulla verde, fa benissimo, perché anche se poi lo manomettono in qualche modo appunto col warp, comunque lui si sta facendo una verde in più, sappiamo che c'è il bonus. Ci sta. Quindi mi piace, forse due, sto notando giusto, appunto sì, che Dakimeon ha detto: allora, minigiochi non mi stanno andando molto bene, quindi esatto, devo cominciare esatto a pensare di farmi un altro bonus, perché è difficile recuperare giusto, quello giusto a questo punto della partita. E allora va di verdi, giusto, giusto, mi piace. Esce però un gioco che Dakimeon vince molto spesso, quindi effettivamente sta succedendo, come ho detto, Redemption Arc. In questo gioco Dakimeon è innegabilmente uno di quelli che vince di più. Vediamo un po' come va. Cioè, Ness ci ha deliziato anche con un po' della storia di questo gioco, che a quanto pare cade un fagiolo dal cielo e cresce tantissimo.
Beh, la classica fiaba, no? Sì, sì. Beh, è romantico Ness, sì, sicuramente. Sì, sì, Ness... con tutte le tipe che ha su Splatoon, comunque, in qualche modo le ha sedotte, ecco, sicuramente con il suo modo di fare. Però mi pare di capire che MCT non ha sbagliato niente, ragazzi. Sì, Dagi ha sbagliato una foglia. È proprio spazio più aperto, non so come far respirare. Sì. E infatti vince MCT, non di poco, Ege ultimo. MCT che, ragazzi... MCT è la persona più vicina ad Ege di minigiochi, perché MCT ne ha 5 che ho segnato, Ege 7, quindi effettivamente ragazzi se c'è uno che può togliere la minigame star a Ege, quello è MCT. Forse MCT, in questo momento sì. Ha acceso anche lui il turbo. Beh, siamo alla fine, quindi... Sì, può essere, beh, proprio fine fine no, ci stiamo avvicinando. Quasi quasi, ci stiamo avvicinando. Partita super close comunque, siamo tutti lì, cioè... Ma... allora, Ege e Shunite. No, secondo me qui devono cominciare a spingere con i furti e cose del genere. Perché vedo che deve arrivare per ora ognuno sta facendo la sua. Sta facendo furti, è vero? Sì. Bisogna scombinare un po' le cose, secondo me. Sì, sì. Il discorso è che con il fatto che questi bu si attivano, si spengono di notte, di giorno. Mm. Sì. È difficile stare. Sono facili da manomettere, ecco. Vediamo un po'. MCT guarda la mappa, non usa nessun item. MCT sta continuando a schifare un po' le verdi. Quello è l'unico senza verdi ancora. Però sai cosa? Tu parli di furti. Secondo me, perché lui ha 100 monete e a piedi si sta avvicinando alla zona con 2 bu. Quindi potrebbe voler passare di lì, forse. Può essere, sì. Allora, Ness ha questo warp, guarda la mappa per vedere quanto è vantaggioso. Ovviamente se si scambia con Dakimeon è immenso, perché si becca lui il reboot, Dakimeon non può più andarci non avendo la chiave, quindi ci sta a provarci. Anche se si scambia con gli altri ci può stare. Il problema è che se prende MCT, no, prende Daisy, quindi va bene, perché se prendeva MCT metteva MCT davanti al reboot con la chiave e il dado. Esatto, esatto. Era molto pesante. Era un esborso dopo l'altro praticamente. MCT non è mai stato fuori dalla partita, ma non l'ho mai detto suora, ho mai detto che era fuori. L'unico che ho detto che sta un po' sfortunato secondo me è Dakimeon. Però adesso si fa un bel reboot, non glielo toglie più nessuno ragazzi. Soprattutto al fungo che immagino non lo usa, rischia un po' perché lì c'è un Versus, un Chainstime e un Bowser. Però dovrebbe superare tutto, vediamo un po'. Comunque raga, primo reboot su Dakimeon, che è uno che aveva dei buoni guadagni per la Reach. No, no, MCT... Allora, per come li vedo adesso, MCT è messo molto bene. 2 stelle, chiave, dado così, zona verdi. Sì. L'unica cosa che non sta puntando sulle verdi. È l'unico che può battere Ege di minigiochi. Ege, appunto, sta facendo un sacco di minigiochi. Ha vinto tutti i doppi. Quindi non è messo male. Ha tanti soldi. Allora, adesso lui si è fatto... Quante monete ha preso? Hai visto, nonno? Aspetta che adesso mi uscirà, perché sto sempre un po' in ritardo. Sono 11, 11, 22, 9. Sto 31. Però male. Su Bowser. Scusa se per lo spoiler. No, tranquillo. È pesante. Questo 31 è ottimo per Dakimeon. Però non avevo visto dove andare. Infatti io ho detto, lui aveva il fungo. Perché siamo anche a metà partita, c'è anche per di stella. Sono tutti brutti per Dakimeon, a parte minigioco. Agli esci ottieni 100 stelle, ragazzi. Bello. Quindi possiamo chiuderla qua. Bravo Dakimeon, fine della partita. È andata molto, molto... L'ha blessato. Allora, ragazzi, devo dire, un po' ci sta, perché comunque è già stato abbastanza sfortunato. Sì, dai. Ci sta. Devo dire che però non è andato safe, perché... Io avrei usato il fungo, sapendo che c'erano delle caselle così pericolose. Potevi finirci anche col fungo, però. Esatto. Perché davanti aveva anche un versus e, tipo, quando rubi 30 monete non vuoi fare un versus, ecco. E un chance time che può andarti bene, può andarti male. E intanto vediamo questo gioco che non è facile per Dakimeon.
Però riesce già a farne fuori due. Comunque Ness si è mezzo suicidato all'inizio, probabilmente non ha visto bene dove era. Esatto. MCT deve cercare di sopravvivere un po'. Il problema è che se vince appunto MCT, essendo in squadra con Ege, non lo raggiunge di Minigioco. Sì, cioè, cambia, stanno salendo entrambi, ecco. Ness. Beh, loro dicono, ci hai rubato 30 monete, noi ce le riprendiamo, così. Sì, sì. No, il fatto è che da Gimion effettivamente sto uscendo molto... molto come singolo in questi 1 contro 3, quindi... purtroppo per forza capita, di cose, sì. Per forza di cose sta restando indietro. Ma infatti come detto, moneta sta... o come minigioco. Non è, la fortuna non mi sembra dalla sua parte in questa no, partita. No. Comunque... mancano ancora dei turni, lui è ultimo e voglio ricordare che in questa pista capita sovente che all'ultimo viene data una bubel che è molto importante. Allora Age giustamente bella campera bubel, un bella. Po', cioè campera, non usa l'item perché vuole sperare che in qualche modo venga notte così da poter fare anche lui un rebu, quindi si posiziona bene davanti. Vabbè, c'ha pure il dado d'oro, quindi sì volendo. Però potrebbe anche appunto farsi una verde, perché davanti a Rebun ricordiamoci una verde. Ah, ma no, lui non ha la chiave, scusate. Bravo, no. Sora, scusate. È vero, non ha la chiave. Quindi altre cose interessanti che potrebbe fare contro l'altro, c'è la banca, quella sì. C'è una bella banca e vediamo. Ah, MCT si studia il tabellone. Sì. Ha un piano perché tira fuori le cartucce pesanti, tira fuori la pistola d'oro, fa un 10, vediamo cosa ha puntato. Tutto questo, raga, ho perso... Ah no, la stella è lassù, quindi va a prenderla, ok. Tanto di soldi ne ha. La stella è ancora là, era dietro da Kimon. Passa davanti a Nonno. Nonno esce... con questa cosa che è stranamente sempre piena. Sì, è un refill continuo, insomma. Ma la ricarichi, cioè la immergi nel lavandino e poi... così. Certo, certo, è comodissimo, guarda. Cioè, no. Guarda un po' che succede. Qualcuno finalmente... Cosa? Finalmente. Finalmente. Chissà se questa cosa potrebbe dare dei vantaggi extra da questo gioco. Chi lo sa? No, non fare queste risate nervose spoiler, però. No, assolutamente. Allora, qua comunque mega turno, si fa stella e banca, se ho contato giusto. Quindi, sì, dovrebbe farsi. A tre ragazzi, occhio. Sulla carta non ha nessun bonus sicuro... È messo bene per la reach, però è quello che sta avendo più vantaggio di stelle. Che sicuramente è una cosa importante, cioè alla fine si gioca per quello Mario Party, ecco, quindi... Esatto. Ci sta. Però questo 15, no, MCT ragazzi è messo bene per la reach, quello sì, è innegabile. Purtroppo fare tutti i calcoli non lo so, però penso... sto segnando i guadagni, comunque lui è una colonna... quelli con la colonna più lunga di guadagni sono da Kimeon e MCT. No, ma penso che a meno che non esca un duello oppure uno spazio, come si chiama, uno spazio VS. Sì, grosso. Cioè, ora è andato, sì. Comunque ragazzi, guardiamo qua, Ness gliela pianta davanti, avrà detto il gioco, dopo tutti sti fischi ti faccio un piacere, cioè, un po' come quando vai alle giostre che ci sono, sai, quei giochi tipo tira la pallina nel coso, quelle cose lì. Che da me era successo che tipo io volevo una cosa, non mi ricordo neanche cosa, e continuavo a perdere, tipo avevo pagato 800 euro a sto tipo, potevo comprarmi tutto lo stand e alla fine ho detto, avevo perso di nuovo, però ho detto vabbè dai, hai vinto, me l'ha data. ci sta. Ecco, così però Ness Pug prende questa stella che è ottimo, ma ne mette un'altra davanti a MCT ragazzi, oppure Age, anche Age in quella posizione. C'è Age, sì, Age di Rapri, Age c'ha anche il dado d'oro, quindi penso che la... da prendere a Ege, sì. Sora dice continua a metterla dietro da Kivion, sì, purtroppo sì, la sfortuna non sta sorridendo da Kivion. Vabbè, però non è infatti stavo dicendo, quanto ha tirato,
Fa venire giorno. Che in realtà, allora, questo vuol dire che... no, vabbè, Ege non aveva la chiave, niente. Quindi no, Ege no. Però, Ducky, ok, ha tre Birdie. Quindi, gli altri ne hanno, né Ege una, né S una. Comincia ad avere un vantaggio che può essere problematico da recuperare, Penso che i bonus si stanno delineando, sinceramente. Sì, un po' sì. Allora, vediamo questo gioco che secondo me è abbastanza divertente. Vediamo un po'. Perché è semplice da capire. A me piacciono i giochi intuitivi, comunque, in Mario Party. Ci lascia, gli cade in testa. Aia. Ege deve difendere questo vantaggio di minigiochi, Anche Ness... E vincono tutte e due, perché Mario stava per atterrarci sopra. Bene, onesto. Onesto, sì. Raga, se ho segnato giusto MCT 7, minigiochi Ege 8. Ah. Quello, guarda, quello che... guarda che se va in vantaggio MCT... È un problema, perché appunto potrebbe benissimo avere la reach. E, sì. Ege deve, come ho detto, a Ege capita spesso che inizia bene le partite e poi perde la concentrazione. Non è il momento, Ege, ti prego, svegliati, riprendi come se fosse il primo turno. Vabbè, ha comunque avuto poco gioco negli ultimi turni, Ege, quindi... Sì, quello sì. Allora, comunque, almeno sul tabellone, ovviamente la toglie MCT. Al dado d'oro chissà cosa ha snipato, vediamo, spero non Bowser... E la cosa importante è che fine di questo turno siamo al 15, quindi c'è minigioco doppio e poi ultimi 5 turni. E dato il numero di stelle, da Kimon è per forza ultimo gli ultimi 5 turni. Se gli danno una Bubelle, lui potrà rubare in qualsiasi punto si trova. Finalmente gli mettono una stella davanti, oltretutto. Ci sta. Ma occhio, raga, potrebbe arrivare il comeback di Hakimon, perché se gli danno la Bubelle può rubare. Adesso lui non si prende una resta stella, quarto, quasi sicuramente, però... perché al dado d'oro ce l'ha davanti questa. Sì. E lui ha questo bonus Birdie. Penso sia l'unico bonus che ha se non fa una cosa grossa di reach. Però... No, la reach penso proprio che sia andata. Perché comunque c'ha avuto grosse perdite anche a livello di minigiochi 3 contro 1, quindi ok, però ha fatto il furto del Rebu che sono ben 31, vabbè, ma tu pensa che solamente il gioco delle sabbie mobili loro Ege hanno fatto 31 e 24, che non è niente male. Magari anche Ege ancora. Ege comunque ha vinto tanti minigiochi, ne ha 22 doppi. Ah, sì, quindi può essere. Con questo 20 è ancora aperta. Sì, deve succedere qualcosa di grosso per la reach, di eclatante, ecco. In tutto questo forse Ness è quello messo un po' meno, più male, perché non ha nessun bonus adesso, ragazzi. Sì, non ha bonus. Minigiochi ne ha 3, reach è quello che ho segnato meno cose tra Lucky e giochi monetari, eccetera. E Birdie ne ha una. Oltretutto non ha item. 5 da qua forse fa una verde, però. No, non ci va. Forse la fa su. 4. Sì. Ness decide di fare una cosa molto grossa, ragazzi. Perché potrebbe ritorcersi contro. Cioè, aprire questo posto. Il problema è che, è vero, lui si fa 2 V. Però passano anche gli altri. Questa è una cosa pericolosa, molto pericolosa. Vabbè, anche se ci sta, cioè ha il culo di essere capitato su una verde. Non dico che sia... No, sicuramente ci sta. Oltretutto, appunto, se si fa due furti... il problema è devi stare attento che c'è un Bowser, schivare Bowser. Se fa due furti è molto probabile che, se riesce a vincere un minigioco, può prendere una stella, perché prima rubi i soldi, poi la stella. Comunque Ducky finalmente la fortuna gli sorride, perché doveva fare 11 e 11 è uscito. Perfetto per la stella, quindi si prende una stella, lui resta comunque ultimo, che in realtà è una buona posizione quando mancano 5 turni. Quindi vediamo. Sì, la partita è più aperta di quello che sembra, anche perché se adesso iniziano a rubare dovrebbero iniziare a targettare chi ha bonus.
Io in realtà, come ultimo, se dovessi preferire un oggetto, avrei più piacere un tubo d'oro che la campana buo. Ah beh, sì, sicuramente, sì. Però sai, a volte cioè, in questa pista succede spesso che ti dà o la bubel o dei soldi, perché il gioco vuole cercare di favorire il furto gigante del rebu. Poi vediamo. Intanto minigioco doppio. Anche questo è sempre importante, eh? Mai sottovalutare questi 20 monete, sono tanti, ragazzi. Esce un gioco che non so cos'è. Ah, un gioco di merda. Oddio. Questo è veramente brutto, perché generalmente vincono tutti, basta copiare. Quindi speriamo che... Oh, comincio ad aver paura, ragazzi, che Ege possa aver perso la concentrazione, perché questi sembrano proprio quei giochi dove Ege li perde senza motivo. Tipo il Crazy Cat l'altra volta. Spero di no. A rigor di logica dovrebbero vincere tutti. Spero sia così, perché potrebbe smuovere alcuni equilibri. Comunque, ricordo che MCT sta col fiato sul collo a Ege di solo un minigioco dietro. Per quanto riguarda la reach, allora sono sicuro che Ness è quello che è più fuori di tutti. Gli altri Sì. tre invece non lo so. Probabilmente MCT è quello messo meglio. Altri non lo so. E le Birdie siamo a 3 da Kimeon, 2 Ness, 1 Ege. Quindi comincio a Fossi pensare, ragazzi, Nest. io questo gioco, e infatti vediamo Ege che sbaglia. Vabbè, Ege, ho paura che abbia perso un po' la concentrazione, che non doveva succedere adesso agli ultimi turni. Infatti non mette un cappello. Però sbaglia anche da Kimeon, occhio, occhio. Ah, 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 ah. Questo è brutto, questo è brutto. Perché, allora, MCT, se ho contato giusto, pari minigiochi con Ege. Occhio. A questo punto penso di sì. Oltretutto, MCT Ma si non fa un altro so, gioco comunque non doppio. so. Gioco da 20 monete questo, quindi MCT è ancora più rich. Sì. Comunque non so se hai visto che MCT ha scambiato un paio di oggetti proprio verso la fine. Non so se l'ha fatto apposta per evitare Può che qualcuno essere, può essere. copiasse. Magari dici che da Kimeon stesse copiando lui e quindi è Chissà, caduto in chissà. questo tranello. Allora, Chissà, ma Rebu anche vuole Edge. aiutare da Kimeon che è ultimo, ci sta, è giusto? Quando va sull'ultimo è sempre il meglio. Però gli dà 20 monete. Allora, 20 monete ci sta per la reach, però sarò sincero, secondo me il fatto che comunque lui di soldi ne Sì. aveva era meglio un item grosso, forse. Sì. Però vabbè, non ci sputiamo sopra su queste 20 monete, fanno sempre brodo, bonus reach fisso, quindi sappiamo che esce. E Esatto. allora in chat dicono Ness può rubare, è vero, vincendo questo gioco, gli è andata bene che è uscito un gioco relativamente Ah, giusto, automatico, giusto, ora ne ha giusto. 50 per rubare sicuramente. Perché prima, se no, lui doveva tipo sperare di rubarne abbastanza dal primo V per poi rubare Sì. fare col secondo e tirare bene. Invece Beh, adesso... tu a chi ruberesti adesso? Aspetta, intanto guardiamo qua perché appunto Ege stava guardando la mappa sperando di andare su una verde perché con la verde viene Giusto, giorno sì. e lui non può rubare. A chi ruberei? Non lo so, no, non lo so. Ammetto ragazzi, forse mi Non sbaglio, credo. però comincia a farmi un po' paura da Kimeon. È ultimo, è vero ragazzi, è Preventivamente, ultimo, però è dici? in quella posizione dove adesso lo ignoreranno tutti. Lui ha un bonus fisso e ho paura che alla fine magari fa un duello, qualcosa di grosso, si becca anche la reach, non lo so. Allora, a MCT va No, io male onestamente qua, non più o saprei. meno, Sì. perché tira troppo basso, sarebbe andato da Bowser ed è l'ultimo turno di Quindi. notte, quindi non può andare da Rebu. Quindi va un po' male, si fa comunque una lucky, ma era meglio fare altro. Ness può rubare, vediamo cosa fa. Vediamo, Allora, vediamo. forse a rigor di bonus MCT è quello più sensato. MCT è quello più sensato. Andare su da Sì. Kimeon potrebbe essere una cattiveria. Io onestamente non lo so. Anche Ege comunque Ege è ancora in minigame star, eh? Cioè, se i prossimi li Sì. vince, quindi sono molto close. Non lo so, MCT è quello più sensato, probabilmente, vediamo. Ha Sì, più anche perché stelle, ha più adesso bonus, ha più devi solamente soldi. scavalcare con stile, sì.
Ora staranno conversando. Comunque no, quei pipa dietro che girano. Basso Ege. Sì, sono bellissimi. Basso Ege. Ah, Basso Ege. Basso Ege perché... non lo so perché. non lo so. forse pensano che abbia più Rich Star di MCT. Non lo so. Questa ridendo, è una cosa scherzando, da... Scherzando, Ness sta a 4. Che schifo, non sì, fa. Il problema è che Ness non ha bonus, ragazzi, purtroppo. Non ha bonus e non ha item, perché se snipasse dovrebbe snipare Verdi, duro. Perché da Kimeon ne ha 3. Ness ne ha 2. No, io non l'ho capita sta giocata, sinceramente. No, neanche io. Sarei, anche in chat li vedo un po' perplessi. Secondo me o andavi su MCT per il vantaggio o su Dakimon era una sorta di Nicolata, però sapendo che ha un sì, bonus, però avere un po' tempo. Di comeback. Daki non usa, Daki tira normale e fa una Lucky. Non lo so, io continuo a vedere che non fanno Verdi, ragazzi, cioè... È vero che Daki sta già in vantaggio di Verdi, però sapendo che c'è una ma non di tantissimo. Un bonus, io mi cioè potenzierei il mio vantaggio sulla cosa, ecco. Sì. Ma anche perché comunque se non sbaglio a Ness ne basta una per andare pari con a Ness ne basta esatto. Quindi... la cosa è che Ness non ha item, quindi allora questo gioco è abbastanza divertente. Non so. Ovviamente Spruzzi cercherà di passare delle malattie venere con la sua bocca. Questo pure mi piace molto come gioco, sinceramente. MCT va anche Age, quindi il loro vantaggio di minigame il loro vantaggio grosso, sì. E vincono entrambi Ness da Kimeon. Però ricordo, sicuramente i soldi fanno comodo, ma sono troppo a questo punto sono veramente troppo lontani. Cioè. Sì. Anche, cioè, allora, Ness ne ha 5, da Kimeon 4 e gli altri due 8. Gli altri due devono perdere tutto, tipo. Sì, esatto. Devono perdere ogni singolo minigioco da qua e allora li recuperano. Se no, no. No, penso che il minigioco è un testa a testa arrivato a questo punto. Non so. No, io ti ripeto, fossi Ness punterei proprio sulle verdi. Cioè è l'unica cosa su cui posso ancora dire. Quello che non so è che se loro lo sanno. Allora, io so che MCT si segna le cose, ma in ottica di torneo gli stai dicendo le cose. Allora, usa un triplo, purtroppo non tira benissimo perché fa 2-2, quindi non gli va molto bene. Ha tanti soldi e allora... questo furto pesa su Ege, pesa veramente tanto. Sì, anche Ege come potrebbe come ancora essere proprio dentro di Rich Star, non ne sono sicuro. MCT ha veramente tantissimi guadagni, Ege ha solo minigiochi, non ha fatto altri guadagni grossi, ha fatto solo qualche lucky all'inizio. Sì. E quindi non lo so, Ege deve veramente cercare di rubare innanzitutto. Deve andare a fare dei furti. Sì, l'unico modo per uscirne a questo punto è assolutamente vendicarsi. Furti. E e poi deve vincere questi minigiochi. Deve battere MCT i minigiochi assolutamente. Assolutamente. Però MCT ha tanti soldi. Non lo so. Comunque fa una no, niente. Ege non so cosa sta facendo. Ege non so perché sta andando... Ah, perché c'è la stella, ok. Scusate. Sì, lo sai che sto continuando anche a perderla di vista, sta stella. Perché sto parlando. Comunque, non lo so, perché di là c'era una verde, aveva i Bu davanti. Quindi si faceva una verde per il bonus e si faceva il furto dopo se nessuno cambiava giorno notte. Quindi a me sembra... Vabbè, comunque alla fine penso che... Avendo, a parte i minigiochi che dovrebbe cercare comunque di mantenere il suo vantaggio, però effettivamente la cosa da fare adesso è stille. Sì. A difesa di Ege dico che dal punto in cui lui è, dopo la stella può andare all'occhio, quindi può tornare giù. Sì, può muoversi, sì. Esatto, e volendo, appunto, adesso viene notte con questa verde, la prima di MCT.
che è importante per NES, perché aia Bowser. Ouch, questo è pesante per NES. Sappiamo che può rubare stelle. Vediamo, non ha tanti soldi però. No, io dicevo, NES è messo bene perché adesso può rubare, sì. Però non ci arriva ancora. Vediamo cosa succede. Metà monete. Allora, c'è da dire che non ne aveva tantissime. Sì, no, ne perde 12. Allora, non è bello, però poteva spendere la stella, era peggio, quindi tutto sommato un Bowser ok, tra virgolette. Male minore, sì. Allora, comunque, MCT ha comprato un warp per manomettere qualcosa. Allora, c'è un problema grosso, infatti vedo degli sticker di Bowser. MCT cercherà di warparsi da NES, che è davanti al Boo. Se nessuno fa venire giorno, ruberà. E se MCT ruba, ragazzi, com'era la cosa di Ercole? Se Ercole combatte per te la fine. Esatto. Ecco, e quindi quel warp sarà pesante. C'è da dire che allora, da dove va? Aveva un dado d'oro e non se l'è giocato. Ah, ma invece guarda, Dakiman fa una team play, diciamo, aiuta la squadra, perché sposta Ness, quindi quel warp lì non esiste più. Oltretutto stavo per dire, dove va da Kimeon e dove c'è Ege anche più o meno. No, Ege forse è troppo lontano, c'è una verde lì davanti. Occhio. Attenzione. Veramente attenzione qua. Ah, lo manca di uno. Cazzo, lo manca di uno. Carta dai. Blocco nascosto molto utile, anche se escono solo monete, sempre per il discorso della reach. Sì. Esce un warp, allora, da dove era meglio la chiave sicuramente, però vediamo ragazzi. Da Kim non è ancora fuori comunque, non è ancora fuori. No, sta timidamente rimontando. Sì. Allora, me. Esce una Gymkhana a coppie ragazzi, il gioco più atteso sicuramente, finalmente in finale ci sta, altro che quel cazzo di flash forward della foto di merda. Però possiamo vedere che i team però sono di nuovo dei team che se vince Edge e MCT sono ancora pari di ogni giochi. Non cambia niente, esatto. Se vincono gli altri è interessante perché NES comincia ad avvicinarsi di minigiochi, quindi occhio. Beh, sappiamo che NES ama sto gioco, quindi sì. Chissà. Daki pure è forte. Chissà. Vediamo, intanto sono perfettamente pari in questa zona, ovviamente è la più semplice, iniziano i danni quando ci sono da fare sti salti. I drammi, sì, esatto. Tu no, questo non l'hai mai giocato, devo dire che è un po' più difficile dell'originale, perché l'originale era più preciso con i comandi, questo invece slittano un po', però vedo che sono stati concentrati tutti al primo salto. No, Ege! Scusa lo spoiler, nonno, però Ege rimane E il fatto che Ness e Dakimon si sono fermati un attimo, occhio. Però sono in gran vantaggio, sono già i tubi. E sono già alla seconda fase dei tubi, quindi mi sa che... Sì, penso che... Ege cade di nuovo. Si è deciso. Ragazzi, sì. Purtroppo mi sembra che si stia palesando una scena che ho visto tanto, il fatto che Ege agli ultimi turni... Non so che dire, perde, mi dispiace ovviamente. Concentrazione oltretutto... sto cominciando a pensare una cosa, però io non so se Ness la sta sta cosa. Aver rubato la stella a Ege serve per demoralizzarlo. Non ho sentito, scusami. Mi senti? Sì, no, ogni tanto... Ma lo dice anche Suora in chat, perché Ege è uno che quando pensa che la partita sia finita si demoralizza. Quindi se rubargli una stella e mandarlo a uno, forse Ege sta pensando solo fuori e quindi tanto vale sta trovando. Perché sta cosa la fa sempre Ege, anche se poi magari vince, se poi fa il comeback all'ultimo turno. Ci sono state partite che il gioco gli dava 800 tubi e lui no, fa schifo, non riesco a vincere. Magari Ness si è studiato i suoi avversari e ha visto che questo Madonna, con questa cattiveria tipico di Ege, non lo so. Allora, intanto Ege questa la prende, sta guardando la mappa, sì. Va a 2, allora contiamo i minigiochi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3.
Allora, NES sta a 6 minigiochi, MCT Age 8. Quindi NES deve vincerli tutti e loro devono perderli tutti. Tutti, sì. È difficile, sì. Ma è possibile. Beh, una bizzarra successione di eventi, sì. Non so. Io vedo molto bene MCT comunque. Cioè, più passa il tempo e più lo vedo come... Sì, anche la chat era d'accordo. Impenetrabile proprio. Non lo so, sì. Però vediamo, raga, il party ha vie infinite. Se Ness riesce a fare più verdi di Rakimon in qualche modo... comunque è quello con più stelle al momento, quindi... Vediamo. Invece compro un altro dado fortunato, ci sta. Prende questa stella, lui ha tirato un 7, vediamo cosa ha puntato. Potrebbe aver puntato un item, ragazzi, perché è ultimo. E le caselle item funzionano che se sei ultimo c'è una possibilità che ti diano delle cose buone. La stella gli finisce davanti, però non so se con 10 ci sarebbe arrivato. Da dove era? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9, 10. No, mi sa di no. Comunque sì, ha puntato... Raga, ha puntato un item, non la banca. Sperando che gli esca qualcosa di buono. Di grosso. Allora, esce la carta blocco nascosto nel gioco più facile da fare. Io spero che Ege sia almeno concentrato per prendere sta cosa. Questa è veramente regalata, ragazzi. Ege, ti prego, non fallire. Ok. Allora, questa può esserci la stella. Possono esserci dei soldi che potrebbe servire nella reach, anche se... Non lo so, la banca a 16 poteva essere interessante. Ha preso un buon item, vediamo quella. Magari riusciva al gioco con l'arco, che era tipo impossibile. Sì. Ovviamente lui tenta il warp da Ege. Se va da Ege, penso che abbia vinto, ragazzi. Raga... se prende questa... È molto in salita per gli altri, not gonna lie. Questa è dura per gli altri, ha un sacco di soldi, 4 stelle, pari con Ness, però ha i bonus lui. MCT, in questo momento se io fossi lui starei pensando che sono in pole position per vincere. E quindi devo spingere. Spingere nel senso non tanto prendere stelle, ma vincere minigiochi. Proprio duro. Perché devo fare soldi e minigiochi che ho 2 bonus. E così sono irrecuperabile. Esatto. Quindi assolutamente così deve fare. Ma io spero che comunque in quella carta blocco nascosto ci sia una stilla. Lo spero anch'io. Perché sicuramente aprirebbe di più le cose. Perché... Ege di Reach secondo me non è dietro a MCT. MCT ha fatto troppo veramente. Comunque col tiro che ha fatto andrebbe da Bowser, quindi non va. In ogni caso, a meno che non arrivava subito dal Rebu, il turno dopo viene giorno, quindi inutile andare su. Si fa una Lucky, gli esce anche un item ottimo. Perché con questo può scegliere o snipare una banca o fare un'altra Lucky per fare altri soldi. Invece con le verdi come sta MCT? MCT una sempre sola. Uno. Una è NES 2, Ege è sempre una e Ducky 3. Quindi Ducky non è irrecuperabile, però devono un po' arrivarci. NES fa dei soldi. Ci devono giocare appositamente su sta cosa, sì. Sì, allora purtroppo NES con la Lucky escono dei soldi che non era la cosa che gli serviva, perché appunto gli serviva un dado d'oro per fare una verde anche lui e pareggiare con Dakimeon. Non lo so, purtroppo Ness, ragazzi, lo vedo, anche se ha tante stelle, lo vedo ancora un po' fuori. Comunque, effettivamente, raga, pochi furti. Cioè, è successo solo un furto. Stanno giocando tutti su. Però occhio, fermi. Ultimi 5 turni, Ducky può sniperare una casella. Può fare un duello. Sì. Lo dicono anche in chat, infatti. Se fa un duello abbastanza grosso, ovviamente, non una moneta. No, fa la banca. Sì, oddio, penso che potrebbe giocarsela anche tutto. Fa banca, lo rispetto. Sì. Banca da 21 è buona, ci sta. Perché il duello, comunque, se lo perdi... a questo punto, raga, un duello grosso, penso che dia la reach. Anche se
Soprattutto tra, ripeto, da Kimon e MCT sono quelli che hanno più guadagni. Quindi uno tra loro due. Bello, raga, proprio giochi da finale. Ci sta. Piacerà anche a nonno quando lo vede. Sì, sì, aspetta un attimo. ragazzi, no, no, non so perché, onestamente. Comunque, vabbè, bene. A che punto sei, nonno? Sta uscendo adesso la, ah, la cosa. Ah, sei bello indietro allora. Sì, vabbè, ma questo piace a tutti in realtà. Piace a tutti? Sì, purtroppo sì. È un gioco random, quindi... No, perché purtroppo, per fortuna è un gioco random. Cioè... No, però, sempre per dire del consolidare il vantaggio, ecco, che magari invece ti muore subito, cose del genere... Sì, è bello da vedere, per carità, da giocatore in una finale. Sì, no, è orribile da giocatore. Non lo so, avrei molta paura. Poi può andare bene, può andare. Sì, da vedere sicuramente e intrattiene. E invece di no, ma gioca per è quasi ultimo, rilassante da vedere. Ha sempre il 50-50. Vediamo se sceglie il suo colore. Giustamente, va di counterpick del colore. Ma è sbagliato. Purtroppo MCT ci lascia e qui se vince Ege si porta in vantaggio. Torna in gioco. Se sì. Adesso Ege perde, vince Ness, si avvicina ulteriormente, quindi sì, è importante. Sora dice io avrei provato il duello. Ci sta, io comunque rispetto l'idea di Dakimo perché 21 monete non sono poche, lui comunque di guadagni ne ha... quasi tanti quanti MCT a livello di numerici, poi non ma sono... comunque io comunque da Kimon non lo vedo tipo da giocarsi tutto in un duello, quindi sì, diciamo che era abbastanza più volte chiamata questa cosa. Il problema che ha questo gioco è che i duelli sono o randomici o un po' legnosi, cioè non sono dei giochi che ti invogliano a provarli, ecco. L'unico duello decente secondo me è quello su quella macchinina che devi schivare cosi elettrici. Perché gli altri invogliano solo a morire i giocatori. Comunque rimangono Ege e Ness, due giocatori critici per la minigame star. Sì, sì. Quindi vediamo. Se vince Ege sarebbe un'ottima botta. Se vince Ness continua questa cosa che si avvicina ai suoi avversari. E infatti vince Ness. Scusa lo spoiler. Però devo anche andare con la diretta. Si sta avverando quello che chissà. Vabbè, non parliamo Ness, prima del tempo. Vabbè, però devo dirlo: Ness sta a 7 minigiochi. Ege MCT a 8. Quindi mancano due turni, mi pare. Ma anche pareggiarla, guarda, non sarebbe male. No, anche perché lui comunque di stelle ne ha tante. Mancano due turni. Io oltretutto vedo che stanno tutti in alto, tranne Ege. Quindi i bu sono lontani, ragazzi. Ege ha una scelta difficile da fare perché mancano due turni, quindi devo usarli sti oggetti. Infatti. Sta carta blocca una stella, potrebbe essere la sua demise se non esce una stella. Perché non si può avvicinare ai bu abbastanza da poter rubare. Purtroppo gli escono dei soldi. Questa brutta. Gli escono un bel po' di soldi, però. Qua la saving grace che lui possa tirare abbastanza. Tira bene. Questa va molto bene per Ege. Tira molto bene. E deve comprare... A sto punto deve rubare Ege, cioè non vedo altre cose. Rubare la stella comunque lassù, magari può arrivarci, può contare di arrivarci a piedi. C'è il warp di Dakimeon, ma compra il fortunato che... C'è... Vabbè, Ege mi sa che è un po' fuso, ragazzi, perché ha comprato lo stesso item che ha, vabbè. Niente, l'abbiamo... L'abbiamo perso. Ho paura che l'abbiamo perso, ragazzi. Cioè, questa era proprio una cazzata. Cioè, io le play cerco sempre. Quando le analizzo, cerco sempre di dire: ok, io farei così. Però magari lui stava pensando un'altra cosa. Questa era proprio una cazzata. Mi dispiace, Ege. Questi sono proprio soldi buttati. Quindi mi sa che Ege l'abbiamo perso. No, ti ripeto, mi dispiace perché purtroppo Ege c'ha sta cosa. Cioè, non resta concentrato tutta la partita. No, ma secondo me hai detto bene tu, cioè vede che la partita comincia a mettersi male. Sì, lo dicono anche in chat, perché gli hanno rubato la stella, quindi raga, il furto di Ness magari era cioè ha fatto un danno più di Nicola, perché Ness non ha rubato una stella, ha tolto un giocatore dalla partita proprio. Sì.
Ma un giocatore che poteva comunque ancora dare. Ma sì, cioè, non ma infatti non era fuori. Cioè, se adesso non era non so la Nicola Play, comprare perché al prossimo turno doveva usare l'item. Magari voleva provare a prendere un triplo per camminare il più possibile. Magari prendeva due stelle di fila, qualcosa del genere. Però no, prendere lo stesso item no, vuol dire che non stai proprio giocando, ecco. Quindi mi dispiace, cioè, devi soffrire tutti gli insulti in questo momento. E comunque, raga, 4 da qua è una verde, se mi ricordo bene. Che porterebbe MCT a 2 verdi, Daki ne ha ancora 3. Non può più snipare Daki perché non ha il dado cosa. Ebbene sì, ebbene sì, sì, sì. Ebbene sì. Secondo me MCT si è fatto i conti di nascosto. Secondo me. Non sta condividendo le informazioni. Ci sta, ragazzi, è giusto. Cioè, alla fine carta e penna ce l'hanno tutti. Segnatevele voi le cose. Cioè, io le dico perché sono partite amichevoli. Non so se le direi. Anes va molto male perché fa... fa una banca vuota, volevo dire. Però parte un duello. Parte un duello che... finalmente. Allora, il fatto è che se vince fa un all-in... Paura che Ness stia facendo delle cose un po' pazze. Cioè, dire un bello lean 43 vuol dire che c'è un gain di 80 monete dopo. Il problema è che Ness è abbastanza indietro come guadagni in generale. Quindi, raga, ho paura che se vince da Kimeon sia vero quello che dico. Il mega comeback. E cioè, questo è il gioco migliore dei duelli, almeno. Vabbè, comunque c'ha ragione. Cioè, fare un duello di... delle timide 10 monete, 10-15 monete a questo punto ci della sta, partita non ci ha sta. Senso. È vero, cioè comunque c'è il bonus reach, uno ci prova. Sì, sì. Sì, esatto, sta. Tanto c'è solo un vincitore, gli altri sono... È vero, è vero. Quello è vero. La gente si ricorda del vincitore, non del secondo, terzo. Esatto. Ci ricorderemo anche di Ege che ha comprato 2 dadi, sta tranquillo. Poverino, dai. Penso che EJU Play voglia dire un'altra cosa adesso, cioè comprare lo stesso item che hai già. Comunque Ness vince, raga, Ness vince. Occhio. Perché questo è molto interessante. Sì. È interessante perché 80 monete non sono poche, assolutamente. Ness sta ripeto che Ness sta vincendo minigiochi da tipo 4-5 turni. A 4 sì, stelle. Ma gliene basta uno, e si fa anche 5 monete di banca. Le 5 monete della vittoria saranno. Io infatti segno 80. Non so quante ne ha prese, però. Ne ha prese 91, ragazzi. 8 Madonna, per 8. Madonna. Ancora le tabelline. E guadagno ciccione. Sì. Da Kimo non è messo bene qua. Il problema che ha è che è sulla stessa casella di un altro giocatore. Quindi il warp può essere... È veramente deleterio. Sì, sì. Sta guardando se c'è qualche warp interessante. Onestamente non lo so, perché Edge è davanti alla stella, effettivamente. Però MCT è un po' lontano. Fa un timido 4. Io penso che adesso sia proprio il momento del gioco in cui tentare tutto. Cioè tentare proprio qualsiasi cosa. Ci sta. Era rischiosa, però ci sta. Sono d'accordo. Esce nascondino sul palco, che è un gioco un po' passivo, non ho visto bene le squadre. Tutti contro MCT, interessante, perché... Sì. Il problema è che Ness è in squadra con Ege, quindi se vincono sono... Cioè, Ege... Allora, con questo gioco purtroppo Ness non può fare Rich Star, mi sa. Ne prende due con un colpo, occhio, fa una doppietta. E io adesso ho paura che Ege non schiaccia niente perché è moralmente devastato. Invece si nasconde. Se vince MCT qua... Sì, sì. Tutto praticamente. Sì, bisogna vedere... Lui ha 4 stelle, sì. Bisogna vedere se questo 80 monete di Ness, 90 monete quelle che ha fatto, lo superano con i guadagni. Perché sono veramente tantissime. Non so. Che Ness era comunque quello che sta più indietro di monete, quindi... Vince MCT, occhio. Minigioco della Rich Star, praticamente, perché... Sì.
L'unico che può pareggiarlo è Ege. Allora, dicevi sulla cosa dei soldi, c'è da dire che NES ha vinto tanti minigiochi negli ultimi turni, anche quelli sono soldi, quindi. Però vediamo. Detto questo, NES non ha item utili perché è l'ultimo turno questo. Se NES sniper ha una verde, si pareggia con Dakimeon. Si farebbe un altro bonus, ragazzi, non è ancora fuori Ness, occhio. Occhio, nonno è morto. No, eccomi, eccomi. Mi Allora, solo senti, per sì? sentire se non mi era No. esploso qualcosa di connessione, ok. Allora, cosa farà Ege con due dadi d'oro? Beh, io mi godo questo pipa che vedo un Questo poco pipa che secondo disorientato in me realtà. da grande vuole fare il pittore perché ha della vernice vicino. Ah, può essere, come no. Nove, cosa ha puntato? Ha puntato un versus. No, vuole ballare. Però fa comunque il versus. Questo ballo non so a cosa serve onestamente. Perché Ma è abbiamo Ness che è bello davanti al ballare. rebù, però deve tirare bene, non ha oggetti per arrivarci sicuramente. E non lo so. Purtroppo penso che Ege stia un po' trovando. Non Però gli do balla, quel ci delizia del ballo di cito. Daisy, una cosa che Sì. non avrei mai voluto vedere. Eppure eccoci Dai, qua. Sembra uscita da danze Non è la tipiche di Rai. Sarasaland. Sì. Allora, lui balla per non far venire il rebù. E può starci, ok. Adesso esce un versus, ragazzi. Quindi, se esce grosso, può rimescolare un po' la reach, forse. Però sarò sincero, io se la vince Ness non sarei stupito, perché quelle erano tantissime monete. Sono ancora scioccato dalla Golden Shower. Allora, vediamo se Ege ha la decenza di snipare un 30 o qualcosa di grosso. Fa un 15, non è poco, non è poco. Non è poco. Potrebbe Sì, sono ben rimescolare un contento po'. questo. Sì. Sono già usciti diversi giochi di questo. Esce Palle di Neve, interessante. Bello, bello, palla Perché di questo gioco neve. puoi targettare chi vuoi sostanzialmente. Sì. Quindi sì, secondo me i fucili saranno puntati sulla testa di Daisy. Vedo tutti che vanno addosso a no, sulla testa di Poverina. MCT e di Ness per tutti sti soldi. Vediamo un po' cosa decidono di fare. Allora, Ness vuole buildare la palla, però si scontra con Dakimon che lo ferma. Intanto nessuno sta guardando MCT, che ha costruito una Male, cannonata, e male, la tira Daisy. molto male. Madonna. La tira Daisy, starò sincero, non sono d'accordo perché Abbastanza. avrei ucciso Ness, però vedo che Dakimon si lascia perdere un'occasione, perché potevo uccidere MCT, invece va su Ness. Dakimon, secondo me, pensa, potrebbe aver ragione, per carità, che Ness ha la Rich Start e lui il threat. Lo vedo che va molto aggro su Ness proprio. Dice, quel duello di merda, vaffanculo, bocchinaro. MCT uccide Ness, quindi è tra Dakimon e MCT, però Dakimon ha il vantaggio del mashing. Stanno meshando, la riprende MCT, occhio, penso che finirà in un draw, e infatti Sì. finisce così, vincono MCT, sì, MCT e Dakimeon, quindi spartiscono i soldi alla faccia di Ness, voglio dire. Perché lui ha vinto quel duello, però loro si fanno 27 monete, che mica fanno schifo. Soprattutto per. MCT continua così, eh. Soprattutto per MCT, che raga, comunque la Reach, non lo so, non lo so. In chat scrivete chi secondo voi ce l'ha. Perché da quello che ho segnato, MCT e Daki. La lista è lunga uguale, cioè lo stesso numero di fila di cose che ho scritto. Ness però ha fatto quel coso. Ness non è troppo distante, non ha guadagnato troppi slot in meno, però ha fatto quel 91 monete in un turno. Quindi secondo me è aperta. È aperta comunque, vedo un ultimo turno molto passivo in generale, a parte questa cosa di Ege.
perché qua non, cioè, lui tira e basta. Sì. Doveva sperare di andare su una verde, purtroppo non ci va. Non ci va e... Quindi la verde... Non duella neanche da Kimeo, non può fare un nuovo duello. 43, non erano 43 suora, erano... Cioè in quel tu lui è andato a zero, devi guardare il guadagno quando gli cadono in testa. Quindi il duello è valso 80 e passa e poi ha fatto 5 di banca, quindi quel turno è 91 il guadagno. Devi la reach è l'animazione di quando ti cade in testa, non solo la tua metà, cioè la metà che vinci del duello, anche tutte quelle che hai messo tu. Cioè, quelli che credo, vengono tolti, a me sembra così, perché il duello, quando uno vince un duello grosso poi si vede dai risultati che c'è proprio uno stacco grosso. Qua c'è un warp molto utile, vedo. Purtroppo è giorno, però c'è un chance time, ragazzi. Bello, ma un chance time finale lo amerei. No, purtroppo tira troppo, tira 10, chissà dove va a finire. C'è anche un Bowser lì, occhio. Bada Bowser, raga, Bowser finale. Madonna. Bowser finale. No, i brividi. Questo è brutto in ogni caso, anche perché... Cioè, anche se c'è Revolution non serve a molto, perché da Kimeno ha due stelle, quindi anche lui, da Kimeno ha il bonus verde. Allora, a questo punto, raga, bonus verde è 100% da Kimeon. Sì, sì. Vediamo se gli dà altre 100 stelle, così va a 200. Vabbè, perde 10 monete, ok, quello è un peggio. Sì, sì. Ah, minigiochi in vantaggio, MCT di 1 da Ege, però Ege l'ho perso, ragazzi, quindi... Oltretutto in squadra in sé, quindi minigiochi ce l'ha MCT. Sì, sì. Vabbè, ma anche se... Verde da Kimeon, però ha 2 stelle, MCT ne ha 4. Ragazzi, comincia a delinearsi un po' una vittoria per il nostro stratega preferito. Sì, sì, alla fine le statistiche, le percentuali e tutto. Sì, sì. Hanno... Per vedere sta reach, hanno però... avuto la meglio su tutto il random possibile, sì, immagino. Sì, però la reach comunque potrebbe averla lui. Non mi ricordo quanti soldi ha Ness, se ne ha più o meno di MCT. Perché comunque la giocano loro due alla fine, perché gli altri sono troppo distanti di stelle. Ci dicono dalla chat che abbiamo contato male, quindi avremo una soluzione, una... non so, in suora dice avete contato male, quindi avremo una sorpresa adesso a questi bonus. Anche suora stava... Anche suora stava contando. Stava contando. Allora, vediamo Rich Star subito. La vince Ness, la Rich. Ah! La vince Ness. Questa è una sorpresa, Io l'avevo detto, ragazzi, quel duello era troppo grosso, l'avevo detto. E allora forse hai capito come funziona la ricetta, probabilmente. Ah no, minigioco vince Ege, occhio. Spera, no, raga, ha vinto Ness. Raga, ho contato male. Abbiamo avuto una sorpresa proprio alla fine, perché MCT non ha vinto nessun bonus, quindi. E quindi vince Ness di 5 stelle. Cazzo raga. Cazzo. Cioè, quindi... Giuro, pensavo... Avevo segnato Ness MCT. Ness non ha avuto top con il... Eh sì, perché avevano pari stelle, quindi vince Ness. Ammazza, no, dicevo, Ness raga, non ha avuto top nel rubare a Ege. Ha vinto Ness con quel duello, ragazzi. Complimentoni! Ha vinto, e anche col furto a Ege, come dicono in chat. Col furto a Ege, sì, cioè c'ha avuto... Ha fatto una predict devastante. Porca miseria! Cazzo! No, ragazzi, questa è una nuova era del party, secondo me. Madonna, comunque... Bravissimo, io era la mia scelta, non voglio dire predict, era quello per cui ti favolo, ammetto. Sì, ti favamo, sì. Abbiamo ti favolo, cioè raga, l'abbiamo blessato proprio, vorrei esatto, dire. Esatto, altro che alla grande. No, comunque raga, ho veramente sbagliato a contare i minigiochi, perché io ne ho segnato uno in meno su Ege rispetto a MCT, quindi... scusate, perché per tutta la partita ho dato l'impressione. Vabbè, che... Ma è meglio, che... meglio così. No, vabbè, così c'è stata la sorpresa. No, infatti, sì, meglio. Sì, meglio. Sì. E ha vinto col furto di Ege. Che comunque, se avesse rubato MCT, era la stessa cosa. Perché Ege adesso sarebbe a 4 stelle. Quindi, in realtà, avrebbe vinto in ogni caso. Sì.
Comunque, bravissimo Ness. Madonna, io l'ho detto, era la persona, ragazzi, che volevo vedere vincere, perché mi era piaciuto troppo come aveva giocato l'altra partita. E in questa qua, devo dire, mi è piaciuto di non più è MCT, stato... perché ha giocato molto più tattico. Però quel duello ne è valsa la pena, allora. Cioè, Ness ha puntato proprio sapendo che quella era la wincon, e quindi ce l'ha fatta, bravissimo. Sì, ha giocato con un po' di sbavature o comunque mosse che non abbiamo capito benissimo, però alla fine ha ripagato. Ripagato alla grande, quindi è il primo vincitore del torneo. Ah, già ci dicono che abbiamo visto che il nascondino l'aveva vinto in MCT, invece l'ha vinto il team. Ah, può darsi, era un po' distratto, ammetto, può darsi. Allora sì, sarà quello il coso. Vabbè, comunque, raga, quindi finisce qui. Beh, volete una spaccata, ragazzi. Vabbè, comunque dobbiamo ovviamente comunicare un'ultima cosa, e il fatto che, come sapete, ci sono dei bonus nascosti. Sì. E quindi allora, diciamo che questo era il bonus più difficile. Sì, perché non è una cosa che succede spesso. Non è una cosa che succede spesso, ma soprattutto è la somma di diverse cose. Cioè, voi sapete quanto a me piace Horrorland, quanto mi piacciono tutti i suoi abitanti, tutte le sue mille possibilità che ci offre. Quindi, per questo premio bonus ho tenuto conto dei Boo semplici, del King Boo e soprattutto di chi ha pagato me medesimo, voglio dire, chi ha pagato il sottoscritto. Quindi adesso non ti sto a fare tutti i calcoli, tutti i conteggi, eccetera, eccetera. Però viene anche preso in considerazione chi non mi ha dato i soldi, ragazzi. Fate ovviamente, veramente. Cioè, ma che cazzo, raga? Cioè, aveva you had one job. Cioè, proprio per festeggiare mi potevate dare qualcosina di soldi, anche esatto, perché sto facendo questo poco di lavoro, quindi potevate dare proprio un segno di apprezzamento. Comunque, vabbè. Diciamo che questo calcolo incrociato e tutto bla 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 eccetera eccetera vince MCT. MCT con vince MCT con ben 2 punti, perché non mi ricordo che ha fatto, onestamente. Probabilmente è l'unico che mi ha pagato, forse, mi sa proprio di sì. E invece Daki, nonostante abbia fatto la drata dal Repo, sì, mi ha tolto troppi soldi, quindi ovviamente è passato 2 volte e non ha pagato. Quindi sì, comunque, secondo me è bonus meritato, perché MCT era quello più runner up per vincere. Sì, quindi almeno porta a casa qualcosa. Esatto, il premio più prestigioso. Esatto, almeno porta a casa bonus. Qualcosa. Giusto? Vabbè, comunque, giusto. Bravi tutti, bella finale. Bravissimo. E mi sono dimenticato cosa Senti, dovevo dire. Senti, io ti voglio ringraziare. Qualcosa. Io ti voglio ringraziare a nome di tutti per aver organizzato il torneo. Ma in realtà devo dire che è stata un'idea di Warriuzzo. Infatti adesso manderà il premio a Ness, che spero faccia vabbè, un video unboxing di quella ciofeca. Però diciamo che tu hai colto la palla al balzo per fare una cosa bella ordinata. Secondo me è una cosa che volevi fare, perché è organizzato tutto molto molto ma in fretta, in maniera molto... In realtà no, però sai cosa? Mi è piaciuto che ho visto la gente entusiasta, perché pensavo che non gliene fregasse niente a nessuno. Invece, a quanto pare, questo gioco non è così morto come sembra. Cioè, appena l'ho detto, erano tutti sì. Quindi mi è piaciuta e, raga, annuncio che tra qualche mese, perché adesso è estate, andranno tutti in vacanza, eccetera. Però in autunno sicuramente ripeteremo. E come ho già... Ma sai questa cosa che comunque tutti quanti non ci sono, poi quando ci sono queste occasioni tutti escono fuori, un po' come una famiglia, insomma. Sì, il Mario Party sì. È una famiglia che si riunisce nelle feste comandate, nel nostro caso si riunisce al torneo, tutti hanno qualcosa da fare, tutti hanno qualcosa da dire, e può essere una bella festività, tra virgolette. Sì. Comunque, io annuncio che userò questi mesi per pensare, ovviamente, come ho già detto, faremo dei sondaggi sulle cose, tipo i bonus, il chance time, eccetera, per vedere il feedback di queste partite di torneo. Il prossimo sarà, sperando che si allineino i pianeti, perché mi servirebbe un po' più di gente, a 12 persone, e se giocano tutti...
Ho già chiesto anche a Cole, così hanno detto che si Sì, parteciperebbero. penso che 12 si Sì, no, riescono a sarebbe recuperare. perfetto, perché oltre a quelli che hanno giocato a questo, bisogna aggiungere me, Warez, Alu, che aveva detto che voleva giocare, però non c'era, e Cole. Quindi se giocano tutti ci saremo. Poi ovviamente lascio aperta la porta se entreranno dei nuovi party goers nella nostra community. Sì, e comunque per il prossimo magari cerco anch'io, perché adesso abbiamo derubato proprio Warez totale, cerco anch'io magari di mettere qualcosa in palio, così Dai, dai, è ci un sta. po' più giusto, ecco. No, Questo possiamo trofeo è stato mettere fatto in palio proprio ai anche danni di l'orso Wario, della non solo il farmacia premio, ma anche tutto il dell'uomo. lavoro che ha dovuto fare per gli artwork, eccetera. Sì, ci ha dato una grossa mano anche Esatto, in comunque questo, ovviamente sì. ringrazio anche nonno, non solo per il commentary, ma Ah. anche per il capolavoro della rubrica. E quindi i finalisti si devono aspettare un'intervista di nuovo. Sì, di nuovo, sì. E È vabbè, vero che raga. quelle non sono state, le ultime non sono state pubblicate, però penso a Ma non brevissimo importa, poi nonno. partiamo con Così quelle abbiamo per la più tempo di finale. leggerle in spiaggia. Esatto. Vabbè, comunque, raga, finisce qui. Io ringrazio tutti quelli che hanno guardato, visto che la chat era abbastanza gremita. E c'è anche Ness, vedo, ancora sveglio. Complimenti, Ness, bravissimo. Ti abbiamo perso. Io Complimenti, volevo vincessi complimenti. tu, quindi ormai è finito, posso dirlo. Non per fare favoritismi, però te lo meritavi, ci stava. Sì, vero, vero. Quindi bella prima edizione, forse ultima vedremo. E niente, non ho altro da dirvi. Buonanotte, buone botte.